Soprattutto se ne parla in maniera emotiva e difficilmente il dibattito sui media in particolare, ma anche ad altri livelli, approfondisce quali sono le cause, le criticità, quali sono le opportunità per risolvere questo problema. Quindi oggi dedicheremo questa giornata a discutere con una serie di persone di estrazioni differenti, ma tutte molto appassionate al tema. E questa è una cosa che mi ha colpito quando ho avuto modo di parlare nei giorni scorsi con i vari relatori. Mi ha colpito la passione che tutti mettevano nel parlarmi di questo tema dal loro osservatorio, dal loro punto di vista. È una cosa abbastanza rara trovare una partecipazione così, soprattutto appunto in materie che poi alla fine sono anche molto tecniche. E quindi io mi auguro che anche se i relatori saranno molti, io penso che sarà comunque sempre molto interessante ascoltarli tutti. Poiché abbiamo tempi molto stretti, i relatori avranno 10 minuti ciascuno, io sarò spietata. Sarò spietata e vi interromperò perché sennò facciamo notte, come diciamo a Roma. E prima do la parola a Alessandro Franco, che è il promotore di questa iniziativa, per un'introduzione, poi ci saranno dei brevi saluti istituzionali e poi cominceranno i due panel, le due sessioni. Prego Alessandro Franco. Buongiorno a tutti. E grazie intanto chiaramente a tutti quanti voi per aver aderito al nostro invito, grazie a tutti gli ospiti e i relatori che a breve ascolteremo. Non è ancora presente, però un ringraziamento particolare, me lo permetterete, al senatore Fina, che ha patrocinato la nostra iniziativa, mettendoci a disposizione una sala importante e simbolica come quella nella quale appunto ci troviamo quest'oggi per affrontare un tema, come diceva prima la dottoressa, che è eticamente rilevante per il nostro Paese. Il tema della sicurezza infatti non è un tema lavoristico, anzi al contrario è un tema sociale e quindi non riguarda solamente imprese e lavoratori, ma coinvolge tutto il mercato del lavoro e l'intero Paese senza alcuna distinzione politica. È un tema che riguarda non solo il presente ma evidentemente le nuove generazioni. Noi riteniamo che per affrontare temi di così elevata rilevanza sociale e tanto cruciali per il futuro del Paese non si possa prescindere dal dialogo e dal confronto tra le parti sociali e le istituzioni, affinché tutti possiamo contribuire a promuovere un dialogo sociale e una cultura del lavoro che riduca sensibilmente, o magari in un futuro chissà neanche tanto remoto, addirittura azzerare i dati preoccupanti in materia di malattie ed infortuni sul lavoro. Ed è proprio per questa ricerca di dialogo e di confronto che oggi abbiamo organizzato questo incontro per individuare insieme agli esperti, ai professionisti, agli ospiti istituzionali, criticità, analisi e opportunità. Per quanto riguarda le criticità, sicuramente verranno snocciolati meglio di me successivamente, però non si possono nascondere i numeri di infortuni e morti sul lavoro che in Italia restano drammaticamente alti. Velocemente, nel 2022 le denunce di infortunio sul lavoro presentate sono state circa 700.000, con un aumento del 24% rispetto al 2021, e di queste 1.208 hanno avuto esito mortale. Un piccolissimo dato positivo si registra nel primo semestre del 2023 con circa 300.000 denunce di infortunio presentate all'INAIL, con un calo rispetto ai primi sei mesi del 2022 del 22,4%. Anche le denunce con esito mortale dei primi mesi di quest'anno, 450, sono 13 in meno rispetto a quelle registrate nel semestre gennaio-giugno 22, però i dati sono comunque evidentemente molto alti. I numeri vanno contestualizzati e vanno studiati ed ecco quindi che serve, a nostro avviso, un'analisi approfondita degli scenari. Ogni caso mortale, infatti, terribile e unico nella sua tragicità, deve portare a ragionamenti lucidi e ad azioni sistemiche. Noi questi numeri riteniamo si possano combattere con la cultura del lavoro e con la cultura della sicurezza. Per tale motivo da sempre siamo impegnati a svolgere presso le nostre associate attività di sensibilizzazione e informazione. E mi permetto di dire che in quest'opera divulgativa e culturale organizzazioni come la nostra possono essere decisive se saranno in grado di accollarsi
tale impegno con costanza e con serietà. Il modo migliore di fare prevenzione è diffondere la cultura della sicurezza, in modo che imprese e lavoratori agiscano in modo consapevole e attento. Noi corpi intermedi dobbiamo fare da incubatori di buone prassi e competenze in materia di sicurezza per metterle a disposizione delle imprese, al fine di migliorare non soltanto l'economia del paese, ma proprio lo sviluppo sociale, grazie anche alle nuove tecnologie. Pensiamo infatti che anche con la digitalizzazione, la digitalizzazione incide sulla sicurezza sul lavoro. Da un lato infatti abbiamo l'opportunità di utilizzare strumenti di facilitazione, ma dall'altra la crescente interazione uomo-macchina nei luoghi di lavoro e tech determinerà l'esposizione a nuovi rischi. E proprio la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale a supporto delle imprese come strumento di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa ci verrà illustrata nel corso del convegno da alcuni relatori che ci racconteranno dell'avvio di un processo di sperimentazione che Federterziario sta portando avanti in alcuni cantieri edili che sfrutta proprio le potenzialità delle nuove tecnologie. Ecco quindi come le opportunità che abbiamo davanti a noi possono nascere dal dialogo e dall'impegno di tutti gli attori della filiera della sicurezza. La cultura del lavoro e la formazione in materia di sicurezza devono costituire le linee guida per datori di lavoro e lavoratori per tutto l'arco della vita dell'impresa e per tutto l'arco della vita lavorativa. L'imprenditore deve comprendere, e questo è anche compito nostro, che la sicurezza non è un costo, ma la sicurezza è un'opportunità di crescita, un'opportunità di sviluppo per la propria impresa, anche per utilizzare questi valori per essere attrattivo verso nuovi lavoratori o verso nuovi partner commerciali. Il lavoratore, d'altro canto, deve sapere che la formazione non è un obbligo da adempiere, ma un'opportunità per conoscere i rischi e per prevenirli. Per raggiungere questi obiettivi le iniziative di diffusione della cultura della sicurezza non devono essere spot, sporadiche, circostanziate. L'attività formativa, secondo noi, in materia di sicurezza deve partire dalle scuole, con iniziative curriculari ed extracurriculari, volte alla sensibilizzazione e alla formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in modo da consentire l'ingresso nel mondo produttivo di lavoratori consapevoli dei propri diritti e delle proprie responsabilità. Evidenzio la parola responsabilità perché senza cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori non ci può essere un luogo di lavoro sicuro. Recentemente, in occasione di un tavolo di confronto su nuove misure legislative in questa materia, abbiamo per esempio proposto al governo di rendere facilmente rilevabile attraverso un'autoanalisi lo stato di sicurezza di un'impresa, sviluppando e mettendo a disposizione delle aziende. Noi siamo focalizzati sempre e soprattutto sulle micro e piccole imprese che rappresentiamo, che non avrebbero la possibilità di sviluppare autonomamente simili strumenti, applicazioni ad hoc che verifichino anche con la semplice compilazione di una checklist i rischi legati all'attività svolta e indichino gli adempimenti cui ottemperare. E questo mi permette di rilevare un'ultima e importante criticità, quella burocratica. Se pensiamo che la prevenzione si persegue attraverso adempimenti burocratici, siamo sulla strada sbagliata. Le imprese devono essere messe nelle condizioni di cogliere le opportunità disponibili senza il timore di sbagliare nell'interpretazione di norme e di conseguenza di sbagliare qualche adempimento burocratico, con tutti gli effetti negativi che ne conseguono. Serve da un lato una semplificazione documentale e dall'altra più impegno nella concreta quotidianità delle aziende. Quando cerchiamo soluzioni ai problemi in materia di sicurezza, lo dicevo prima, non dobbiamo dimenticarci delle micro e piccole imprese, spesso poco attenzionate dal legislatore che continua ad emanare norme tarate sulla grande impresa. Le piccole imprese, quelle che rappresentano la parte fondamentale del nostro tessuto economico produttivo, vanno assistite e supportate in questo processo virtuoso, attraverso ad esempio forme di finanziamento alla formazione dei piccoli e piccolissimi imprenditori, anche tramite la formazione continua finanziata dai fondi interprofessionali, oggi destinata solo al personale dipendente, o attraverso agevolazioni fiscali e contributive per imprese che investono in sicurezza e innovano i processi produttivi, favorendo lo sviluppo della compartecipazione. Recentemente abbiamo proposto al governo di poter allargare la platea dei fruitori della formazione continua gratuita offerta dai fondi interprofessionali ai micro e ai piccoli imprenditori. Abbiamo anche proposto dove recuperare le risorse economiche in un recente incontro con il ministro Fitto in occasione del confronto in essere sul PNRR, individuandole nelle risorse non spese dall'Italia e relative ai fondi strutturali del precedente settennato ed in parte di quello in corso, con l'obiettivo di permettere al piccolo imprenditore di formarsi contestualmente riducendo gli oneri della sicurezza posti in capo allo stesso. Infine, e chiudo, non posso non concludere evidenziando il ruolo fondamentale e imprescindibile della contrattazione collettiva.
Da tempo il sistema di relazioni industriali di Federterziario ha aggiornato le previsioni contrattuali in materia di orari di lavoro flessibili, di welfare, di smart working ove possibile e di formazione. Tutte previsioni che permettono alle imprese poi di creare prassi aziendali volte a ridurre rischio e stress, gettando le basi per il benessere organizzativo dell'impresa e per la tutela e la salute dei lavoratori. Io vi ringrazio, auguro a tutti quanti buon lavoro e lascio la parola alla dottoressa. Grazie ancora. Allora, adesso passiamo rapidamente ai saluti istituzionali e cominciamo col vice sindaco dell'Aquila, Daniele Raffaele, che è collegato. Prego. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, sì, la sentiamo. Sì. Ah, okay. Perfettamente. Allora, buongiorno a tutti. Io volevo ringraziare preliminarmente gli organizzatori e salutare l'amico che non so se c'è, Michele Fina, senatore Michele Fina, un mio vecchio amico e una risorsa veramente preziosa per il nostro territorio, sta dimostrando veramente di svolgere un eccellente lavoro. Saluto anche tutte le altre autorità presenti che non vedo e sono qui a testimoniare il fatto che Federterziario, che pure è una sigla che nella nostra città si è costituita non da molto, veramente sta già svolgendo un lavoro molto 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 importante, si stanno dimostrando degli interlocutori qualificati e seri, e così come i risultati che ha illustrato adesso Alessandro Franco sono una piccola testimonianza, così come l'importante convegno di oggi. Credo che il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro sia assolutamente centrale in questo momento per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile di un territorio. E quindi come Comune dell'Aquila noi saremo un interlocutore franco e massimamente collaborativo. Quindi ringrazio davvero tanto per questa importantissima iniziativa e con questo spirito faccio a tutti quanti gli auguri di un buon lavoro per la giornata di oggi. Grazie. E adesso passiamo la parola al vicepresidente invece del Consiglio regionale d'Abruzzo, Roberto Sant'Angelo, prego. Buongiorno a tutti, saluto tutti gli illustri relatori, mi scuso se non posso essere lì in presenza oggi a Roma. Ringrazio Federterziario per aver portato nel dibattito non solo regionale ma anche nazionale il tema della cultura e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È sicuramente un tema centrale perché tanto si fa, ma il numero delle morti bianche all'interno dei cantieri tendenzialmente è sempre in aumento anche il numero degli incidenti mortali. Beh, si parla di sicurezza in Italia dal lontano 1989, in cui la direttiva sicurezza dell'Unione Europea sanciva delle linee guida. L'Italia già allora in ritardo applicò con la famosa 726 del 94 i parametri della sicurezza, per poi essere nuovamente modificati con il decreto legislativo 8108, dove si sono posti dei pilastri, in cui si sono poste in capo al datore di lavoro, al committente, tutta una serie di responsabilità proprio per non sticolare su questo tema. È chiaro, diceva prima chi ha illustrato i lavori odierni, il dottor Alessandro Franco, che ci vuole la cultura della sicurezza, la cultura del lavoro. Gli imprenditori devono capire che non è un costo, anzi è un valore aggiunto quello di perseguire sicurezza, di attrezzare i lavoratori con i DPI, di fare formazione soprattutto anche agli operatori che vanno nei cantieri per evitare appunto poi un costo sociale altissimo per tutto il sistema paese. E quindi ben venga questo tipo di attività, questo tipo di approfondimento, perché parlare di sicurezza a 360 gradi non deve essere solo nelle aule di formazione per le imprese, ma bisogna coscientizzare poi tutti quelli che si occupano di sicurezza e che fanno anche le norme. Infatti il decreto 8108 tra l'altro è stato modificato, mi sembra, a maggio di quest'anno, dove è stato implementato un altro aspetto. Non trova mai pace il tema della sicurezza, perché delle volte anche le norme si ispirano in funzione del raggiungimento di alcuni obiettivi, questo si dovrebbe evitare. Mi scuso se non potrò partecipare a tutti i lavori, ma ho concomitato un altro evento qui al Palazzo dell'Emiciclo, ma ci tenevo a portare questo piccolo contributo di indirizzo. Grazie.
E adesso diamo la parola a Luciano Busacca, il direttore regionale dell'INPS dell'Abruzzo. Sì, bene, grazie per questo evento così importante. Ringrazio l'associazione, la Federazione Terziario che ha organizzato e focalizzato questo appuntamento sulla sicurezza del lavoro. Ecco, come INPS mi preme subito sottolineare quello che fa l'INPS sul settore della sicurezza. Devo dire che le norme sono abbastanza chiare, mi pare opportuno in questo breve intervento di saluto focalizzare alcuni aspetti. L'INPS ha dei ruoli in qualche modo marginali rispetto alla sicurezza, diciamolo chiaro, perché l'INPS è un istituto che fa vigilanza previdenziale e contributiva sul lavoro. Ha alcuni aspetti di competenza sulla sicurezza, gli ispettori sono tenuti ad accertare per esempio la presenza del DVR, la presenza del piano di evacuazione, altri strumenti, la costituzione del servizio di prevenzione e sicurezza. Tuttavia la vigilanza, sappiamo bene, sulla sicurezza è incentrata su tre enti, le ASL, l'INL e i Vigili del Fuoco. Questi sono i soggetti che fanno sicurezza. Ora, a me sembra importante, seppur nell'ambito dello spazio per l'indirizzo di saluto, focalizzare che cosa è che, io non sono tecnico, quindi lascio poi gli interventi tecnici sul contenuto della legge, che mi sembra comunque una legge di ottimo livello, è tutto perfettibile per carità. Però il discorso che bisogna dire è che cosa in qualche modo non funziona, dato i dati che ci sono e che il dottor Franco ha illustrato sugli infortuni del lavoro e sulle morti sul lavoro. Che cosa non funziona? Secondo me, e questo poi è anche il mio ruolo, è non funziona il sistema dei controlli, o meglio, non funziona molto il sistema dei controlli. Facciamo parlare i dati. A riguardo le ispezioni sulle aziende, prendiamo i dati, quante aziende? Le aziende in Italia, sui dati del nostro istituto, dell'osservatorio del nostro istituto, sono al 31/12/2022 1.669.000 aziende, circa 1.700.000 aziende. Bene, le ispezioni sulle aziende, e parlo di quelle lavoristiche, di quelle anche sulla sicurezza, sono poco sopra 100.000 ispezioni. Abbiamo un tasso di ispezioni all'incirca poco sotto il 6%. Le ispezioni in materia di sicurezza, almeno quello che sono rilevate dai dati che sono possibili rilevare, sono soltanto l'1%, 17.035 ispezioni. Su un totale di circa 1.700.000, quindi l'1%, 1.700.000 di aziende, quindi l'1% delle ispezioni. Ecco, che cosa questo, ovviamente a questi dati, scusate, vanno aggiunte le ispezioni delle AS. Su questo, sull'ispezione delle AS, ci sono pochi dati in giro, anzi forse non ce ne sono affatto, e questo è già un problema. È già un problema. Rilevare le ispezioni, avere contezza, avere un monitoraggio delle azioni di controllo già è assolutamente una necessità. Sulle ispezioni in materia di sicurezza il tasso di irregolarità è pari all'82,5%. Quindi capite bene che a questo punto il discorso è, oltre alle altre cose che sono state dette e introdotte, le possibili incentivazioni fiscali ai datori di lavoro, soprattutto i piccoli lavoratori, le piccole aziende, oltre a pensare all'attività di formazione diffusa perfino nelle scuole, è chiaro che per quanto riguarda il sistema dei controlli occorre sicuramente rafforzarlo. Ma rafforzarlo come? Assumendo più ispettori? Allora, sempre dai dati che ho, nel 2022 gli ispettori tecnici dell'INL sono 215 su un totale di 2.400. Adesso probabilmente sono di più perché c'è stato un ultimo concorso. Che cosa occorrerebbe fare allora? Oltre a aumentare l'azione ispettiva,
occorrerebbe fare quello che l'Istituto sta facendo, per esempio sulle ispezioni e sulle evasioni contributive, cioè implementare molto la cosiddetta vigilanza documentale. Che cos'è la vigilanza documentale? La vigilanza documentale è un controllo d'ufficio, ma per fare il controllo d'ufficio occorre mettere su un'infrastruttura informatica che magari possa godere ormai dei benefici dell'intelligenza artificiale per avere un flusso di informazione delle aziende sui documenti, e sulle mansioni dei lavoratori, comunque su ciò che è necessario, un flusso di informazione, un flusso di comunicazione da parte delle aziende che possa consentire agli enti con infrastrutture informatiche adeguate, agli enti che sono proposti alla vigilanza, in questo caso faccio riferimento soprattutto all'INL, un monitoraggio e un incrocio di dati per fare attività di vigilanza d'ufficio. Non è possibile pensare nel sistema dei controlli che tutto possa essere fatto con la vigilanza ispettiva. La vigilanza ispettiva deve essere il braccio armato, ma deve esserci una vigilanza ordinaria, che è quella d'ufficio, ma questa si può fare solo se si crea un sistema informatico, una infrastruttura informatica capace di raccogliere tutti questi dati. Questo credo che sia un sistema di sviluppo per migliorare il sistema dei controlli in materia di sicurezza. Mi fermo qui e grazie ancora di questo intervento, sentirò, sarò presente e ascolterò con piacere i prossimi interventi. Grazie. Grazie a lei. L'ultimo dei saluti istituzionali, Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale d'Abruzzo, che è qui in presenza, come si... Sì, ci tenevo ad essere presente perché ho uno slancio emotivo rispetto al tema che si tratta oggi, rispetto a Federterziario, e sono particolarmente grato che questa associazione abbia deciso di investire sul nostro territorio con quelle persone, peraltro a cui sono particolarmente legato. Vedo qui una forte presenza della comunità aquilana che, come sapete, è alle prese con la ricostruzione, e la figura del presidente Massimo Lombardo, di Fabrizio Pandori, di persone che sono radicate e ramificate sul territorio, sono un motivo di orgoglio. Il tema che trattate lo considero un tema centrale, è stato detto molto anche da Alessandro Franco, ho sentito pedissequamente, ho seguito la sua relazione introduttiva, è un tema che ho particolarmente a cuore, io che ho fatto della vicinanza alle classi meno abbienti, ai lavoratori, agli operai, la più grande motivazione politica della mia vita. E ringrazio il senatore Fina, mio compagno di partito, conterraneo, che come me sa bene quanto bisogna fare ancora per la cultura, diceva bene Franco, che è un problema culturale della sicurezza e degli infortuni sui luoghi di lavoro, un tema non sociale, una piaga sociale, perché i numeri sono allucinanti, intollerabili, inaccettabili. 1200 morti in un anno sui luoghi di lavoro è un tema drammatico che impone un approccio rivoluzionario e un cambiamento dello stato di cose. Ovviamente quando si parla di questo tema bisogna stare attenti, perché non c'è qui un vinto, un vincitore, la persona fragile ovviamente è la persona dipendente del posto di lavoro, e non c'è l'impresa che è la persona, la parte diciamo cattiva, quello è un approccio spesso retrograde, di retroguardia, ma bisogna fare molto, stare vicino e coniugando diritti e responsabilità, e bisogna investire tutto quello che devono essere le misure che diceva benissimo il direttore Busacca.
erano misure che richiedono investimenti. Corrado Zagrebeschi diceva che per risolvere i problemi della giustizia in Italia bisogna investire sulla giustizia, a partire dalle aule dei tribunali, dalla cancelleria, dal numero dei giudici. Ecco, così sulla sicurezza del lavoro bisogna investire. L'Italia è fanalino di coda in Europa, la regione Abruzzo, la regione che oggi rappresento, è fanalino di coda in Italia, i numeri sono drammatici della regione Abruzzo, c'è bisogno di una rivoluzione culturale e di grandi investimenti, sapendo che non sono soldi buttati, ma sono soldi che contribuiscono alla crescita economica e sociale del Paese. Io davvero vi ringrazio, non vi voglio rubare tempo perché ascolterò gli interventi, ho visto il panel che è un panel importante, di qualità, rilevante, e quindi vi sono davvero grato, mi compiaccio per l'organizzazione Massimo di questo evento del senatore Michele Fina e vi auguro davvero buon lavoro. Allora, grazie. Allora passiamo al primo panel. Chiamo, se volete accomodarvi qui sul palco, l'onorevole Gribaudo, e Dario Montanaro, presidente della NCL, Riccardo D'Angelo, che ci racconterà delle cose molto interessanti, a me me le ha già raccontate ma piaceranno anche a voi, e Egidio Sangue, della segreteria dell'UGL. Allora, io non so se preferite parlare da seduti o se volete andare al palchetto, liberi di scegliere, e vorrei cominciare dall'onorevole Gribaudo perché è presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e anche sulla sicurezza, e quindi mi pareva utile che cominciasse lei dicendoci dal suo osservatorio, visto che sta lavorando esattamente su questo, qual è il quadro che vede e se ce lo spiega. Grazie. Grazie a lei, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per questo incontro. Naturalmente mi unisco ai ringraziamenti che sono già stati fatti per chi ha voluto questa iniziativa, in modo particolare il senatore Fina, che nel frattempo non ci ha ancora raggiunto, ma proprio perché giustamente prova a fare il lavoro che anche dobbiamo fare come parlamentari della Repubblica, cioè dare spazio e voce a realtà come questa, che provano a costruire dei percorsi per cambiare, per migliorare il nostro paese, per, come dire, provare a mettere a terra, come si dice in questa fase, delle strade, delle proposte per uscire appunto da una piaga, quella di cui discutiamo oggi, cioè morti sul lavoro, che naturalmente, come è stato già ben detto da chi mi ha preceduto, è una piaga pesante, con dei numeri su cui non voglio nemmeno ritornare, ma che ci impongono tutti, decisori politici, in generale voglio dire tutta il corpo sociale di questo paese, datoriale, sindacale, naturalmente le istituzioni tutte, ci impongono un cambio di passo. Ecco, un cambio di passo radicale. Lo voglio dire perché questa non è un caso che, diciamo, ho chiesto di restituire la commissione d'inchiesta, una commissione per la verità, che lo dico qua, dovrebbe essere bicamerale. Avevamo una commissione d'inchiesta solo al Senato e non ho francamente mai capito perché non potesse esserci una bicamerale. Ho provato a chiedere anche in questa legislatura l'istituzione di una bicamerale, visto che, diciamo, ciascuno procedeva in ordine sparso, abbiamo intanto istituito anche quella della Camera. Mancava una commissione d'inchiesta sugli infortuni alla Camera dei Deputati dalla seconda legislatura, siamo alla 19ª. Drammaticamente, dalla seconda legislatura alla 19ª, ma i numeri drammatici dei morti sul lavoro non sono sostanzialmente cambiati. È cambiato spesso il comparto rispetto al quale avvengono più incidenti sul mercato del lavoro, stanno cambiando le malattie professionali e gli infortuni, anche legate naturalmente a dei nuovi elementi che si aggiungono, ovvero il tema dei lavori legati all'automazione del lavoro, all'informatica, insomma alle applicazioni, diciamo così, più
che rappresenta allora la contemporaneità, ecco. Dopodiché non voglio tornare sui numeri, anche se quello che dobbiamo ricordare è che le denunce per infortunio che sono depositate all'INAIL sono una cosa, io aggiungo anche un altro elemento: quanti non arrivano a denunciarle? Quanti non arrivano a denunciarle? E questo è un elemento che ci deve molto far riflettere. Io ho molto apprezzato l'intervento di Alessandro Franco, perché credo che bisogna proprio cambiare approccio e paradigma. Ha ragione Alessandro Franco, e questo, quello che stiamo facendo, cioè delle inchieste, in modo particolare la Commissione si sta occupando di quello che è, diciamo così, il comparto degli incidenti in questo momento sui cantieri pubblici, perché io credo che ci sia una responsabilità in più, perché a maggior ragione il pubblico deve dare il buon esempio. E in modo particolare, come immaginerete, visto che la Commissione si è istituita ad agosto, ho dovuto presentare una proposta di legge, è stata votata all'unanimità, ed è la ragione per la quale una parlamentare d'opposizione fa la Presidente della Commissione, credo, e perché c'era stato un lavoro precedente nella scorsa legislatura in Commissione Lavoro, in cui tutte le riflessioni del dottor Busacca erano state portate all'attenzione del governo. Avevamo raccolto il grande tema della complessità, della frammentazione della filiera del controllo e la necessità di fare uno scatto anche nell'informatizzazione, nella condivisione delle banche dati, perché alle volte, e lo dico con chiarezza, c'è chi, soprattutto tra i corpi ispettivi, ci prova a fare del suo massimo, ma quando, diciamo così, non c'è una condivisione delle banche dati, c'è una frammentazione burocratica eccessiva, la macchina si rallenta, e nel frattempo però purtroppo i morti non è che cessano. E dall'altro lato ci deve essere un controllo più mirato, fatemi dire anche in una logica più preventiva. Dobbiamo accompagnare quella rivoluzione culturale necessaria, e per farlo, lo dico, serve una parte, come dire, ispettiva e sanzionatoria, naturalmente ferma, ma al contempo dobbiamo prevenire, dobbiamo molto lavorare sul tema della prevenzione della cultura. E dicevo, per farlo serve cambiare il passo, soprattutto laddove in una fase come questa noi investiamo moltissime risorse, abbiamo l'opportunità storica di investire e di avere dei grandi investimenti sui nostri territori, a partire da quelli che hanno subito naturalmente degli eventi catastrofici come la vostra terra. E rispetto a questo ci serve un'attenzione in più. Allora noi siamo partiti, vi dicevo, ad agosto, e a fine agosto, ricorderete, c'è stato il drammaticissimo incidente, la strage a Brandizzo. Purtroppo 2 settimane fa c'è stato un altro incidente, non analogo, ma comunque grave, sempre sull'infrastruttura ferroviaria. Quindi da nord a sud del paese c'è un problema, e noi sappiamo che la tragicità che riguarda spesso quel comparto deve essere attenzionata più e meglio. Lo dico credendoci fortemente, ripeto, laddove c'è il pubblico, le risorse del pubblico investite in nuovi cantieri e nuove dinamiche, noi dobbiamo fare in modo che ci sia un controllo maggiore, una prevenzione maggiore, un'efficacia maggiore per evitare che non succedano le cose che sono successe. Quindi stiamo lavorando su questo. Per la verità abbiamo finito il ciclo di audizioni, diciamo utili a modificare anche l'atteggiamento di RFI, lo dico con chiarezza, rispetto anche alla necessità di non frammentare la filiera del lavoro, perché laddove, un dato che dobbiamo dire, laddove si concentra la precarietà del luogo di lavoro, non solo non c'è la formazione, ma c'è anche una disattenzione ulteriore e una povertà ulteriore che alimenta uno stato, come dire, di potenziale drammaticità, di potenziale sovraesposizione agli infortuni. Allora noi abbiamo il dovere, anche laddove, tra l'altro, ripeto, ci sono degli investimenti pubblici importanti e significativi, garantire che si esca anche dal percorso della precarietà. Guardate, io penso che il tema non sia solo e tanto il tema dei subappalti, può essere un tema, ma la Francia li applica, e li applica anche, come dire, con una certa tutela del lavoro. Il tema sono le clausole sociali, i contratti nazionali e come si tengono in piedi queste cose, se vogliamo essere seri, un po' come non mi piace mai mettere in contrapposizione la flessibilità del lavoro e la precarietà del lavoro. Sono 2 concetti molto diversi, e voi lo sapete molto bene, ma chiariamolo, e forse andrebbe chiarito in un dibattito spesso inquinato della politica, perché in questa complessità bisogna però essere fermi su alcune, come dire, linee da tracciare. E rispetto a questo io condivido
condivido molto l'approccio di usare gli strumenti che funzionano e potenziarli, perché non abbiamo bisogno di cambiare ogni volta delle regole del gioco. Prendiamo quello che funziona. I fondi interprofessionali funzionano? Miglioriamoli, potenziamoli. Sono molto d'accordo con questa proposta, perché credo che vada nella direzione giusta. Le normative spesso, pensate anche alla legge 81 che compie quest'anno, come dire, arriviamo a fine anno e di fatto, nonostante non ci siano addirittura alcuni decreti ancora attuativi, noi siamo arrivati del 2008, quindi, come dire, è passato un po' di tempo, no? È evidente che bisogna fare un check a queste norme. Credo che serva un'attenzione diversa, perché il nostro tessuto imprenditoriale nel nostro paese non è fatto solo da grandi aziende, anzi la maggior parte del tessuto imprenditoriale è fatto da piccoli, talvolta piccolissimi, diciamo così, aziende e realtà produttive, e quindi bisogna soprattutto accompagnare loro. Ecco perché credo che anche chi svolge una funzione ispettiva dovrebbe essere formato per fare una funzione ispettiva preventiva. Cioè, torno a dire, investiamo sulla cultura, va bene partire dalla scuola, ma dico anche attenzione a non lavarci la coscienza con questa cosa che si inizi nelle scuole un ciclo di formazione. Va benissimo, io sarò sempre dalla parte di chi vuole, come dire, fornire ai ragazzi, alle ragazze di questo paese, degli strumenti in più. Ma, come dire, credo che ogni stagione della vita abbia il proprio, come dire, aspetto di formazione e predisposizione. Abbiamo oggi invece lavoratori che non sanno nemmeno leggere una busta paga, figurarsi la sicurezza. Allora io credo che le due questioni devono essere tenute insieme, perché se da un lato diciamo facciamo la sicurezza nelle scuole, allora insegniamo anche ai nostri ragazzi che cos'è un contratto, quali sono i propri doveri e i propri diritti e quali sono e come si legge una busta paga. Così almeno diamo tutta la completezza alle informazioni, perché diciamo che altrimenti si rischia di fare una retorica che non è efficace ed efficiente sui giovani che poi diventeranno lavoratori e lavoratrici come noi auspichiamo. Allora, la formazione è un elemento centrale, facciamo una formazione che serva davvero alle persone sui luoghi di lavoro, e questo è ancora più importante, soprattutto in un tempo in cui le trasformazioni del lavoro ci dimostrano appunto come anche gli infortuni stanno cambiando, le malattie professionali stanno cambiando. Abbiamo, come dire, una relazione, come immaginate, con INAIL, che spesso ci porta ad affrontare quelle che saranno le nuove conseguenze sui lavoratori e le lavoratrici dell'intelligenza artificiale e di quello che sta cambiando. Dobbiamo, secondo me, anticipare, perché il grande limite spesso normativo, paradossalmente, nonostante lavoriamo più sui decreti legge che sulle leggi parlamentari, e che non si arrivi mai in tempo e quindi, come dire, si mettano delle pezze, si mettano delle pezze a un sistema che non funziona e invece non si fa un cambio di paradigma e di approccio totalmente diverso. Chiudo dicendo, stiamo discutendo la legge di delegazione europea, va bene metter mano alle cose, va bene allargare la platea, ma c'è una parolina magica che voi conoscete bene. Io penso che la cultura, dobbiamo dircelo, soprattutto in un tessuto economico provato, in un momento in cui, come dire, abbiamo guerre, siamo usciti da una pandemia, abbiamo l'inflazione, bisogna investire. Investire vuol dire mettere le risorse. Allora, pensare, come è stato fatto da questo governo, di modificare leggermente e rivendersi il risultato sulla sicurezza senza inserire una risorsa e quindi scrivere che le norme si cambiano ma a invarianza finanziaria, vuol dire sostanzialmente non cambiare niente. Allora, lo dico perché nelle riflessioni che dobbiamo fare, appunto, utilizziamo quel che serve e finanziamolo, perché senza un accompagnamento economico non ci sarà un ricambio culturale. Grazie. Grazie, è stato molto interessante, complimenti per l'incisività. Allora, in realtà adesso ci avrebbe dovuto esserci Sassone, ma ancora non è arrivato. È arrivato, vabbè, però vi abbiamo spostato ormai a dopo, quindi. E vorrei sentire Dario Montanaro, che è presidente dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, perché secondo me, dal punto di vista dei consulenti del lavoro, voi fate anche le denunce per gli infortuni, quindi avete anche una panoramica su che cosa succede dentro le aziende, quali sono le esigenze delle aziende. E poi mi richiamavo un po' sia quello che diceva l'onorevole
Gribaudo, sia a quello che diceva il direttore dell'INPS sulla carenza dei controlli, ma anche sul fatto che molti controlli sono documentali e quindi però cioè ci affidiamo alla sicurezza del pezzo di carta, non so se funziona dentro le aziende, non lo so, io faccio un lavoro poco pericoloso, diciamo, quindi non ho idea. Grazie, sempre 10 minuti. Potrei dirle che non c'è nessun lavoro poco pericoloso, nel senso che evidentemente i rischi possono essere di diversa natura. No, io intanto vi ringrazio per l'invito e porto i saluti dell'associazione. E dico francamente che a questo tema mi approccio sempre, cioè, non dico evito di intervenire dal punto di vista, come si dice, tecnico-politico, perché non essendo un esperto di sicurezza, non svolgendo attività di sicurezza, ma avendo molto rispetto per il tema e soprattutto per le denunce di infortunio che facciamo e per le iniziative che ormai riusciamo a trasferire serenamente e anche abbastanza incisivamente sui datori di lavoro. Quindi, ripeto, affronto il tema provando a non essere demagogico in nessun modo e soprattutto avendo rispetto di quello che sono i numeri di cui parlava Alessandro prima. E direi che probabilmente la prima chiarezza che va fatta rispetto a quella che è la gestione poi di un rapporto con aziende piccole o piccolissime, ma comunque con aziende, che è quello che è il tema che diciamo, ci caratterizza come consulenti del lavoro, perché evidentemente il percorso della sicurezza parte in termini di ricezione di una direttiva comunitaria del 94, rivoluziona un mondo che era un mondo, diciamo, praticamente appoggiato a un sistema di assistenza e, come si direbbe oggi, di compliance pubblica, nel senso che il percorso di attenzione alla sicurezza prima di quel periodo era, o prima del 78 anche per altri versi, era tutto legato a una intelligenza gestionale delle aziende e dei rapporti di lavoro che probabilmente a quell'epoca o aveva più efficacia perché erano minori i rischi, ma non credo, o minori i lavoratori, neanche questo lo credo, oppure perché, diciamo, l'approccio all'interno di un sistema tra virgolette di utilizzo della prestazione lavorativa è da un lato di sfruttamento, se vogliamo chiamarla così, o dall'altro di disattenzione, era molto più equilibrato, secondo me. Sembrerà assurdo, ma questo noto facendo questo mestiere da un po' di tempo. E quindi la prima differenza è la sicurezza, quindi gli infortuni, gli incidenti, l'imprevisto, secondo il testo unico sulla sicurezza, l'infortunio è attribuibile a un evento, diciamo, imprevedibile, assolutamente diciamo, inevitabile, quindi questo è il concetto di fondo per cui l'infortunio può avvenire. Dall'altro farei la separazione rispetto alla salute, le malattie professionali, l'evoluzione o per alcuni aspetti l'involuzione di un meccanismo che probabilmente strizza troppo spesso l'occhio a un percorso di assistenza piuttosto che a un percorso di previdenza. E quindi, diciamo, le due cose in qualche maniera anche all'interno della percezione aziendale, vi dico, poi può essere sicuramente criticabile, vengono percepite e gestite in maniera molto differente. Il percorso di salute, di salubrità, di attenzione a un evento non come dicevo prima, a un incidente, ma a un percorso di attenzione proprio alla cura della persona, che tutti quanti oggi abbiamo sicuramente rivalutato all'interno di un sistema che evidentemente ha molti più rischi e fa scoprire molti più rischi per la salute rispetto al passato, secondo me va separato, perché anche il meccanismo del riconoscimento delle malattie professionali, come diceva l'onorevole, di adeguamento della tabella delle malattie professionali a un mondo e a un sistema produttivo che cambia, non, secondo noi va messo in differenziale rispetto agli interventi che invece sono evidentemente, visti i numeri, diciamo, molto più da attenzionare, che sono quelli degli incidenti. Allora, su questo percorso io personalmente e come associazione, diciamo, il punto di vista sul sistema dei controlli non lo condividiamo fino in fondo, anche perché è un punto di vista che sentiamo raccontare da tantissimo tempo, che sentiamo raccontare in maniera postuma rispetto al problema. Il direttore dell'INPS raccontava di un sistema di vigilanza documentale che perfettamente sicuramente si adatta all'evasione o all'elusione contributiva. Qui, se diamo spazio al percorso di attenzione documentale, rispondiamo come rispondevano nel 94 e poi nel 2008 le imprese meno acculturate su questo tema o con meno intenzione di prevenire, poi le carte siamo a posto, non c'è nessun problema, e le carte sono a posto, diciamo, signori, le carte spesso e volentieri anche nella fase ispettiva sono, non dico perfette perché non lo posso affermare, però certamente chi si pone il problema di aderire all'adempimento documentale non ha difficoltà a farlo, forse prima non lo faceva neanche, adesso in termini, diciamo, proprio strategici, se uso questo termine per essere chiaro, probabilmente se noi riconduciamo il percorso dei controlli a una analisi documentale siamo
secondo me sbagliando, nel senso che è un'iniziativa che invece va vista sul campo, abbiamo i numeri, non abbiamo le risorse, diciamo l'onorevole, allora probabilmente va modificato l'approccio rispetto al controllo sull'incidente. Poi chiaramente sul sistema della salute non ho, diciamo, capacità oggi di affrontarlo, ma probabilmente anche lì c'è tanto da fare. L'approccio al sistema del controllo è un approccio di prevenzione e cultura, certamente, è un approccio che si sviluppa all'interno di un sistema di, secondo noi, di collaborazione sulla iniziativa giusta, perché un altro dei modi di dire, purtroppo sembreranno battute, ma poi sono quelli che nella maggior parte dei casi giustificano una disattenzione, che tanto qualunque cosa faccia io la multa la prendo uguale, no? Perché? Perché su un sistema documentale verificato all'interno di un percorso di adempimenti e di formalizzazioni tecniche e non di sostanziali, chiaramente chi fa i controlli ha una checklist, un sistema di verifiche che probabilmente, se non c'è un controllo sul campo o comunque anche un controllo sul campo, sviluppa un'attenzione sull'assenza di una virgola, scusate il termine, che poi denota non tanto il valore della sanzione, che ha la sua importanza per le piccole imprese, denota la sfiducia sul fatto che probabilmente l'attenzione non è alla gestione del rapporto di lavoro e quindi alla conduzione dell'impresa, a cui arriverò dopo. L'attenzione è a un percorso, diciamo così, nel quale nessuno può garantire una, diciamo così, un corretto adempimento degli obblighi pubblici. Quali sono gli obblighi pubblici, scusate? Sono all'interno dell'81, articolati in diversi decreti tecnici, valutati all'interno di un sistema di caratterizzazione dell'ispezione, se la fa l'ispettorato, se la fa lo spesa, se la fa l'INAI, perché il direttore ha dimenticato l'INAI, pure l'INAI fa l'ispezione, cioè c'è un percorso ovviamente che rispetto all'interlocutore definisce una priorità, un'attenzione sui controlli, e già questo secondo me non sarebbe corretto. Allora, per evitare di perdermi, diciamo, in commenti che poi sono legati a quella che è l'esperienza che viviamo, secondo me va valutata seriamente e anche per quanto riguarda la capacità di essere spendibile, va valutato un percorso di attenzione al modello di collaborazione istituzionale, cioè primo chiarezza sugli obblighi documentali, fattuali, e quindi su questo, come diceva qualcuno, l'intelligenza artificiale, ma non l'intelligenza artificiale, il sistema di repository documentale, cioè quello che oggi noi facciamo come consulenti, cioè che tutti siano legati a un percorso di certificazione temporale o di valorizzazione, diciamo così, di contenuti sugli adempimenti. Ora, se tutti gli adempimenti ce li teniamo in azienda e poi aspettiamo i controlli, sarà un controllo formale. Se il sistema degli adempimenti invece viene depositato, come le denunce che facciamo mensilmente con l'INPS o annualmente con l'INAI, piuttosto che gli altri adempimenti, sulla sicurezza, e probabilmente questo percorso viene già smontato a priori, cioè il fatto che io debba venire e capire se c'hai il DVR, se ce l'hai con data certa, se hai nominato il medico competente, se hai fatto le visite di controllo, parliamo dell'aspetto documentale, piuttosto che tutto quello che riguarda ponteggi, tecnica. Abbiamo un rigore spaventoso sulla direttiva macchina, cioè quando uno deve vendere una macchina utensile piuttosto che un sistema che potrebbe essere rischioso per l'utilizzo, non abbiamo un sistema, diciamo, di raccolta di queste informazioni che farebbe sì che probabilmente già nella definizione dell'obbligo a comunicare un imprenditore abbia, se parliamo dell'imprenditore e anche un lavoratore, sugli aspetti formativi possono essere certamente messi in un sistema di garanzia che è una banca dati pubblica, in modo che anche nella trasversalità delle posizioni lavorative uno possa avere una formazione che non debba essere ripetuta, perché ho bisogno del documento della formazione, se no mi fanno una multa e poi magari mi sento dire le stesse cose e per ogni azienda che cambio. Probabilmente questo meccanismo potrebbe essere un meccanismo attenzionato. Vado, perché non so quanto tempo ho, perché, e dico solo un altro paio di questioni. La sicurezza, parlo della sicurezza, non la salute, perché la sicurezza è trasversale. Io oggi raccolgo una necessità, diciamo, la necessità di chiarire un percorso che gli imprenditori, poi parliamo di imprenditori con la I maiuscola, sicuramente tutti hanno bisogno di un percorso di, come diceva Alessandro, di formazione o di cultura imprenditoriale, e non solo sulla sicurezza, ma io dico sulla gestione dell'utilizzo di prestazioni di terzi. Lo ribadisco sempre come una battuta, ma sta diventando una drammatica realtà. Io posso assumere una persona, non avere nessuna cultura imprenditoriale sulla sicurezza, sulla salute, ma la posso assumere. Non posso aprire un gommista, con tutto il rispetto per i gommisti, perché devo avere un direttore tecnico che mi dice come si montano le gomme, che è certamente finalizzata a una sicurezza, diciamo, della circolazione, ma benedetto Dio, probabilmente anche in ossequio a tutti i principi costituzionali da tenere presente, un percorso di validazione, scusate se uso questo termine, ma lo dico da consulente, di chi può utilizzare le prestazioni di terzi,
probabilmente non è oggi in questo momento, anche per la sicurezza e per i numeri che avete raccontato, non è mortificante del diritto costituzionale di fare impresa. Probabilmente all'interno della Costituzione, che proprio ieri osservavamo al Senato, perché abbiamo finanziato una ricerca tra un rapporto tra giovani e Costituzione, ci rendiamo conto che è un interesse questo della cultura, della sicurezza e poi della salute, sociale sicuramente, ma anche costituzionale. Cioè il diritto al lavoro è un diritto che deve trasferirsi, un diritto, diciamo, a tornare a casa o comunque a tornare sani. Poi, finisco veramente, la chiave di modifica dell'approccio dell'elemento culturale risiede nella modalità con cui noi ingaggiamo gli imprenditori. Oggi abbiamo il tema della sostenibilità, della reputazione, come diceva Alessandro, e dell'attrattività rispetto al mercato del lavoro, che oggi vede bilanciare autonomamente, senza opera di alcuno, secondo me, un meccanismo in cui il lavoratore, uso un termine un po', batte di più le carte rispetto a prima, certamente su alcune figure professionali, ma non quelle apicali o medio-alte. Siamo già con gli addetti alla logistica che vogliono avere, diciamo, un'attenzione alla sicurezza o al contratto. Siamo già con gli addetti alla contabilità, che non è che sono figure minori, ma certo non parliamo di dirigenti e quadri solamente. C'è un approccio al rapporto di lavoro che rende più correttamente pretenzioso la posizione del lavoratore. In questo senso, ovviamente, io come imprenditore come faccio a presentarmi con una struttura non, diciamo, adeguata dal punto di vista della sicurezza e della salute? Come faccio a non, diciamo così, realizzare quelle minime, diciamo, percorsi di welfare o di compliance contrattuale che mettono al centro la sicurezza o la salute? E su questo, oltre a questo, come consulenti, noi rappresentiamo il fatto che fare sicurezza o fare attività in sicurezza è economicamente conveniente. Sarà volgare? Lo dico io. E cioè sarà una scelta, diciamo, poco aulica dal punto di vista della prospettiva culturale, però la verità è che l'imprenditore da questo punto di vista forse ha le orecchie un po' più aperte. Se ragioniamo sui rischi, sui costi e sulle condizioni di non opportunità che il meccanismo, diciamo, di non attenzione alla sicurezza o di non valutazione del comportamento aziendale rispetto all'essenziale e alla evoluzione della sicurezza. Oggi, parlando di sicurezza, si parla anche di analisi di clima, si parla di tantissima roba che si può fare, che ritorna in termini di produttività e di esclusività aziendale, quindi di reputazione e di attrattività. Questi meccanismi, secondo noi, noi li stiamo mettendo insieme, uniti al fatto però che probabilmente, invece che pensare a controlli sul campo che sono poi impossibili, lo dico onestamente, visti i numeri, probabilmente l'informatizzazione dei percorsi di adempimento, e quindi la data certa, il contenuto certo, in modo che non sia discutibile, più un meccanismo di affiancamento alle imprese, perché se dobbiamo fare degli investimenti non li facciamo sugli ispettori, facciamoli sui tecnici pubblici competenti in sicurezza che visitano l'impresa e gli dicono quello che deve fare. Poi se non lo fa, peggio di prima, ma se lo fa, bene, tutti abbiamo risolto il problema, se no rischia che la sanzione è l'obiettivo. E finisco veramente, facciamo uno sforzo sulla qualificazione e sulla riconoscibilità professionale delle figure che operano nel campo della sicurezza del lavoro. Abbiamo pochi percorsi di riconoscibilità professionale che sono normalmente legati agli adempimenti e non abbiamo riserve di legge, e mi permetto di dire, secondo me su un tema come questo sono fondamentali, piuttosto che riserve di funzione, che lasciano un mercato veramente discutibile, lasciano una possibilità che arrivi qualcuno, come arriva sull'intermediazione illecita o sul risparmio sbagliato del costo del lavoro, a dire non ti preoccupare, sicurezza ci penso io. No, ci deve essere secondo me un percorso che riconosce, e mi spingo su una riserva di legge, quindi se non lo facciamo su questo, abbiamo tutta la filiera della responsabilità sociale e costituzionale, secondo me non so perché debba essere fatto su altro. Grazie. Scusate se devo per un problema di salute che mi hanno, sul quale non possiamo comandare nessuno, mi devo spostare, devo andare via prima, mi dispiace, diciamo, perché avevamo programmato questo intervento da un po' di tempo. Grazie. Beh, visto che funziona, sì, lei ci ha raccontato, diciamo, un po' il punto di vista dall'interno delle aziende, e forse sarebbe interessante vedere l'altro punto di vista dall'interno delle aziende, ma dal punto di vista dei lavoratori. Quindi volevo sentire Egidio Sangue, che è segretario UGL Costruzioni, per capire meglio qual è la percezione del rischio dentro le aziende, perché a volte uno pensa che ci sia anche forse una mancanza di formazione, forse a volte la formazione non viene recepita nel modo giusto, non viene spiegata, perché c'è una sorta di pensiero magico per cui il lavoratore nei cantieri dice no vabbè a me non succede, cioè ci spieghi che cosa succede dal vostro punto di vista del sindacato? Domanda complessa. Grazie, innanzitutto grazie ovviamente Alessandro, a Federterzia per l'organizzazione di questo
interessante confronto. Allora, indubbiamente, allora, noi abbiamo, siccome qui abbiamo avuto interventi piuttosto vasti, quindi vorrei concentrarmi soltanto su alcuni aspetti, per non ripetere interventi che già hanno affrontato in modo molto esaustivo alcune tematiche. Allora, indubbiamente c'è un problema di civiltà e quindi di cultura. Quindi abbiamo, e dobbiamo tenere in considerazione di alcuni elementi, poi entrerò nel dettaglio su un problema nel problema. Cioè, noi abbiamo di fronte un tessuto produttivo che è costituito da 1.600.000 imprese, tendenzialmente il 75% sono microimprese. Se prendiamo il dato IMS, un po' come i polli di Trilussa, mi dice che la media dei dipendenti dentro queste imprese oscilla dai 2 ai 3 dipendenti, quindi stiamo parlando di strutture molto molto piccole. Ora, abbiamo differenti settori economici, abbiamo alcuni settori economici, diciamo, tendenzialmente privi o con dei rischi di incidente piuttosto blandi e anche in materia di malattie professionali. Per contro abbiamo alcuni settori, segnatamente in parte il settore della logistica, l'agricoltura e le costruzioni, in cui ovviamente la prevenzione degli infortuni, oltre agli aspetti di organizzazione del lavoro, considerando la tipologia di attività che viene svolta e quindi in ambienti che non sono confinati, ovviamente tu hai elementi meteorologici, interazioni tra soggetti, come dire, è determinante l'atteggiamento che ha il singolo lavoratore rispetto alla percezione del rischio rispetto all'attività. Ora, tornando all'aspetto della formazione, oggi come oggi, diciamo, al di là di un impianto normativo, diciamo, piuttosto solido e completo, abbiamo il problema, come al solito, della messa a terra della norma. Abbiamo spesso norme perfette, ma poi nell'applicazione concreta mancano gli strumenti per rendere effettivi ed efficaci gli intendimenti del legislatore. Ora, ve lo dico sotto due aspetti, in parte come segretario dell'UGL, in parte io sono direttore di un fondo interprofessionale. Allora, la percezione, ovvero il rapporto con i corsi di formazione che hanno tendenzialmente i datori di lavoro e in parte anche i lavoratori, è spesso di mero adempimento formale, ovvero vi è un obbligo, soddisfiamo questo obbligo. Questo, ve lo dico da un osservatorio abbastanza importante, di alcune migliaia di imprese e decine di migliaia di lavoratori formati, che ovviamente vi è un'oggettiva difficoltà a mettere in aula dipendenti e coinvolgere i datori di lavoro nelle attività formative, soprattutto considerando che trattiamo di piccole imprese, quindi c'è un atteggiamento, siccome la formazione in materia di salute e sicurezza si svolge durante l'orario di lavoro, si tratta di microimprese, vi dico che oggi dal punto di vista culturale vi è un'oggettiva difficoltà. Basta parlare con qualsiasi agenzia formativa che vi dirà che ovviamente questo è un processo molto lungo e complesso per convincere, quindi c'è un problema culturale non solo del datore di lavoro, ma in parte anche, come dire, un atteggiamento, come dire, un po' passivo per quanto riguarda i lavoratori. Altra questione invece che attiene argomento che è stato posto dai fondi interprofessionali, abbiamo un altro elemento che mi sembra assai bizzarro. Oggi come oggi la formazione finanziata in materia di salute e sicurezza è assoggettata alla disciplina degli aiuti di Stato, cioè noi riteniamo che finanziare un percorso formativo in materia di sicurezza attenga aiuti di Stato, cioè è un aiuto che lo Stato dà alle aziende per aumentare la competitività. Mi sembra che ovviamente questa roba è un po' inaccettabile da questo punto di vista, che noi immaginiamo che le aziende, tutti i fondi professionali, devolvono il 3 per 1000 a un fondo interprofessionale. Poi ovviamente queste risorse finanziarie che noi gli riconosciamo per formare in salute e sicurezza le devono mettere come aiuto di Stato. Vorrei affrontare un altro tema invece che direi piuttosto rilevante, che
il tema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stranieri, perché è legato a una serie di temi. Allora, io vorrei soltanto dare brevemente due dati e fare considerazioni. Allora, oggi la platea 2022 dei lavoratori stranieri è di 2.316.000 lavoratori, che rappresentano il 13,6% dei lavoratori complessivamente censiti dall'INPS, escludendo gli agricoli e i lavoratori domestici. Per ovvie ragioni questo numero è destinato a crescere, è destinato a crescere per ragioni che qui sarebbe molto complesso discutere, in alcuni settori in cui la rischiosità è maggiore. Se andiamo a vedere i dati dell'INPS dell'INAIL del 2022, a dati mensili gennaio-ottobre del 2022, l'incidenza, ovvero il rapporto tra incidenti e numero di lavoratori, è del 17,2%, quindi sono il 13%, il 17%. Quindi un lavoratore straniero ha il 30% in più di possibilità di farsi male durante il lavoro. Per contro, se andiamo a vedere il dato degli infortuni con esito fatale, è il 19,1%. Quindi quasi il doppio, il 50% in più. Quindi io direi che, come dire, questo è un tema nel tema. Oltretutto, come dire, la presenza dei lavoratori stranieri è rilevante, 13,6%. Io ritengo che, se andiamo a vedere il dato del 2023, è meno confortante, perlomeno stiamo parlando del dato aggiornato a ottobre, perché l'incidenza è del 20,3%, il numero di incidenti, e del 18,5% quelli con esito fatale. Ora, tema di formazione, perché questo riguarda la cultura e la messa a terra degli strumenti. Allora, il DLGS 81 prevedeva sostanzialmente che il datore di lavoro, e qui abbiamo un altro un problema, che abbiamo alcune norme che tendono poi a delegare alcune responsabilità che siano tipiche degli organi dello Stato al singolo. Perché qui veniva detto che spettava al datore di lavoro che il lavoratore ricevesse una formazione adeguata e sufficiente anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Ora immaginate un'impresa con 3 dipendenti che il datore di lavoro si fa carico di assicurare ai propri lavoratori una sicurezza valutando le proprie conoscenze linguistiche. 2008, 2011, 3 anni dopo, ovviamente, come dire, il legislatore aggiorna e prevede sostanzialmente, per quanto riguarda gli stranieri, la presenza di un mediatore culturale o di un traduttore. Ora io mi faccio una domanda, cioè noi ammettiamo che un lavoratore, parlo del traduttore, possa lavorare senza conoscere la lingua e noi risolviamo il problema, mettiamo un traduttore per fare 8, 16, 32 ore di formazione? Mi sembra improbabile, perché finito il percorso formativo, ammesso che noi abbiamo un traduttore, e quello quando rientra in azienda, la cartellonistica è tutta in italiano, le disposizioni sono tutte in italiano, ergo, i dati me lo confermano, questo lavoratore, ahimè, come dire, incorre molto più facilmente il lavoratore italiano in incidenti e spesso incidenti mortali. Tra l'altro, se andiamo a vedere le prime 10 comunità di cui la presenza ovviamente di lavoratori, quindi io sto parlando di dati ufficiali ovviamente, non sto parlando del sommerso, perché in questo settore c'è molto sommerso, quindi sono dati ufficiali che già sono preoccupanti. Le prime 10 comunità abbiamo una babele ovviamente di lingue, di tradizioni, di usi e costumi. Quindi ci sono paesi, lavoratori che provengono da paesi in cui non esiste nessun sistema di censimento, non c'è nessuna normativa in materia di salute e sicurezza, vi è un rapporto, come dire, rispetto al rischio. Chi ha viaggiato, ha lavorato all'estero lo sa bene, spesso una natura fatalistica, e quindi, come dire, noi dovremmo garantirci che chi intende lavorare e vivere in questo paese possa acquisire innanzitutto un'adeguata competenza linguistica e assimilare quantomeno usi e costumi ancor prima
della, come dire, della struttura normativa, perché questo, come dire, può meglio garantirci, questo è un elemento di nicchia che ci tenevo a rappresentare, perché sono numeri importanti e un tema, come dire, spesso è dibattuto su un piano però insomma, ecco, pensavo a ripresentare questo tema che è un tema del tema. Grazie, scusatemi. No, penso anch'io, okay. Poco dibattuto, non avevo mai sentito mal dibattuto infatti è stata sorprendente, tra l'altro. Allora adesso passiamo a, visto che abbiamo parlato, funziona, passiamo a un, non sta funzionando, doveva spegnere. Visto che abbiamo parlato delle modalità, dei controlli, dei non controlli, documentale, formazione, eccetera, adesso Riccardo D'Angelo è un esperto di intelligenza artificiale, che è un argomento di cui a me viene in mente il film di Spielberg di 20 anni fa, però oggi invece, come sappiamo, se ne parla in tutt'altri termini, e lui ce ne parlerà adesso in modo piuttosto concreto, cioè come effettivamente l'intelligenza artificiale può servire a aumentare la sicurezza e i controlli nei cantieri, sì. Un po' ovunque. Sì, grazie. Allora, intanto grazie agli amici di Federterziario per l'invito all'evento di oggi. Io sono quanto più distante dal mondo della sicurezza del lavoro, ma mi occupo di digitali, mi occupo di infrastrutture digitali e nell'ambito delle mie attività mi interfaccio molto col mondo scientifico, accademico, della ricerca e quant'altro. Mi aiuterò con un video che sarà una suggestione che ho già fatto vedere ad Egidio, ho già fatto vedere agli amici di Fede Terziario. Una cosa abbastanza banale per quello che mi riguarda, nel senso che provate ad immaginare quanto può costare una videocamera, una telecamera, una webcam, chiamatela come volete, come supporto di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Accedere alla tecnologia in questo momento è diventato quanto di più semplice di possibile per chiunque, anche per le microimprese. Allora, la suggestione che ho dato agli amici di Federterziario e ad Egidio è semplicemente questa, a dire: ma se noi mettessimo delle telecamere a bassissimo costo con degli algoritmi di computer vision che si trovano anch'essi a bassissimo costo, che permettessero di fare semplicemente riconoscimento della scena, riconoscimento e analisi della scena. Se voi notate, in questa prima frazione di video si vede che ci sono delle persone che hanno allarmato un'area sulla destra, significa che sono andati a lavorare in un'area che non è messa in sicurezza. Vado avanti. Il computer vision permette di fare anche altre belle cose, tipo riconoscere se il lavoratore ha i classici dispositivi di sicurezza. Quindi sto parlando dell'elmetto, sto parlando dei guanti, sto parlando degli occhiali, sto parlando di tutto quello che è previsto dalla norma. E anche queste sono cose abbastanza banali, abbastanza, come dire, conosciute e riconosciute dal mondo accademico e della ricerca. In questo caso io posso andare a verificare che non ci sia il cosiddetto cross-fencing, significa che semplicemente con un mouse disegno un'area che non voglio che venga oltrepassata e quando il lavoratore la oltrepassa avviso. Posso verificare il tipo di attività che stanno facendo le persone mentre sono al lavoro, fino ad arrivare al punto di verificare quante persone sono, per esempio, su un solaio. Stiamo parlando di cantieri edili, evidentemente, ma questo può essere ampliato a piacere al mondo della logistica integrata e quant'altro. Allora, quello che dico è, io credo che il tema della prevenzione sia alla base di tutto quanto, ma dovremmo pensare anche di dare degli strumenti agli imprenditori per poter fare in modo che ci sia maggior cultura all'interno.
Adesso vogliamo parlare del problema della privacy sui cantieri, parlo col mondo sindacale, no? Bene, eliminiamo lo shard biometrico, significa io elimino completamente il viso, il volto del lavoratore, non lo sto controllando, è come se guardassi dei pupazzi che si muovono su uno scenario e vado ad avvisare sul telefonino, con un WhatsApp, quello che volete, il capo cantiere, che c'è una persona nell'area X, Y o Z che sta tenendo dei comportamenti non in linea con quello che la norma prevede. Sto facendo prevenzione e lo sto facendo in maniera poco costosa, parlando delle microimprese di cui Egidio parlava prima, e lo sto facendo creando cultura. Il lavoratore capisce che il fatto di essere osservato è a sua tutela, perché lo sto facendo per la tutela della sua sicurezza. L'imprenditore si sente tutelato dal fatto di avere degli strumenti che aiutano il capocantiere a verificare che ci siano degli inadempimenti, qualcuno che non ha il giubbotto di protezione allacciato, non ha il casco, non ha i guanti, non ha gli occhiali, non ha quello che l'imprenditore stesso ha messo a disposizione dei dipendenti. Allora, credo che il tema dei controlli, le verifiche, le norme, i pezzi di carta, va tutto bene. Però immagino, e lo dico con tutto il rispetto del mondo e ribadendo il fatto che sono ignorante nella materia di cui si parla oggi, ritengo che però possano essere degli strumenti a basso costo che possano aiutare a sovvertire l'ordine delle cose, cercando di far capire che lo Stato è vicino all'imprenditore, è vicino al lavoratore e lo aiuta a prendere degli strumenti, ad accedere a degli strumenti a basso costo che lo aiutano nell'attività di prevenzione. Altrimenti, se dopo 30 anni continuiamo a dirci sempre le stesse cose, ho la sensazione da cittadino che nulla cambia. Allora, cominciamo a dotare questi cantieri, questi luoghi di lavoro di strumenti che aiutino in maniera automatica chi deve controllare, verificare localmente che effettivamente le cose vengano fatte. Non bastano gli ispettori? Bene, facciamolo in questo modo. Ha ragione Gidio quando dice che dovremmo mettere in piedi uno strumento online per aiutare di nuovo l'imprenditore a vedere se tutte quante le norme sono state rispettate, una sorta di checklist che dia un bollino all'azienda per poter andare avanti, ma dobbiamo cercare di scaricare la responsabilità dagli imprenditori e dai lavoratori cercando di dargli cose concrete, sostegni concreti. Ecco, la tecnologia di cui abbiamo parlato oggi è una tecnologia che è matura ormai da anni, che viene utilizzata per il controllo dei piazzali degli aeroporti, delle navi, dei centri di logistica integrata, di intermodalità. È tecnologia ormai matura. Ecco, la suggestione che do a voi oggi è quella che ho dato agli amici di Federterziario e ad Egidio qualche settimana fa dicendo: ma perché non pensate a utilizzare in maniera intelligente strumenti come questi a basso costo che possano aiutarvi a cambiare la cultura e ad accelerare la sicurezza, la vera sicurezza sul lavoro? Questa era la suggestione per la quale ho accettato volentieri l'intervento oggi. Grazie. Grazie, grazie a voi. Adesso diciamo, lo volevo soltanto dire che la sua proposta, scusi, mi intrometto, la sua proposta a me, io la trovo affascinante. D'altra parte io a casa ho una micro videocamera comprata su Amazon per credo 15 euro per controllare i miei gatti, quindi mi immagino che non sia difficilissimo, però temo che il sindacato potrebbe portare comunque dei problemi, anche se lei dice penso no, se si vuole si scarta completamente l'immagine biologica della persona e non... Temo che ci sia ancora un po' di diffidenza e venga considerato un controllo a distanza. Ha ragione, ma da qui il tema della cultura, sì, di aiutare a comprendere lavoratori e imprenditori. Le tutele sono maggiormente rilevanti, diciamo che qui già... Sarebbe interessante, raccogliere tutti i sindacati del settore e provare magari a proporglielo. Magari. Grazie, scusate l'intromissione, ma...
Rocco Sassone, Renato Pingue e Antonio Lombardo. Buongiorno. Arrivederci, a presto. Vi hanno messo i cartelli? Sì, anche perché così vi vedo anch'io. Grazie. Ok. Allora, io partirei da Rocco Sassone, Rocco Luigi Sassone, presidente di Forma Sicuro, perché si è parlato molto prima di formazione. Quindi intanto potrebbe spiegarci come funziona Forma Sicuro e poi quali sono le vostre proposte per la sicurezza, visto che comunque vi occupate di una parte che è stata definita fondamentale da tutti, no? E, prego, le ricordo che avete 10 minuti. Bene, sì, grazie dottoressa, assolutamente. E devo dire che l'inversione di scaletta mi ha permesso di avere una visuale prospettica diversa rispetto a quelli che erano i concetti che volevo trattare. Naturalmente ringrazio Feder Terziario, il presidente Nicola Patrizi, il direttore generale Alessandro Franco. Devo dire che questo incontro di stamane ci permette davvero di fare il punto su una tematica particolarmente importante, personalmente anche cara, nel senso che la studio oramai da tantissimi anni, e le modalità rispetto a cui naturalmente occorre porre l'attenzione sono figlie non soltanto della sensibilità o degli strumenti normativi che ovviamente ognuno di noi dispone, ma anche della capacità di recepire in maniera concreta quelli che sono i comportamenti all'interno dei luoghi di lavoro. Stiamo parlando di sicurezza nei luoghi di lavoro, il titolo del convegno di stamane era analisi delle criticità e degli infortuni, forse un titolo che almeno per gli addetti ai lavori è abbastanza utilizzato, non dico abusato, ma comunque utilizzato, perché non fa mai male parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro, di infortuni. Ma mi permetto di dare una lettura, anche alla luce di quello che ho sentito finora, un po' diversa in questi pochi minuti naturalmente che dedicherò a esplicitare un po' il mio pensiero, riguardo secondo me al vero sottotitolo, ai veri sottotitoli di questo convegno, analisi delle criticità e degli infortuni sul lavoro. Il sottotitolo è secondo me più eloquente, cioè quale Italia lasceremo ai nostri figli, oppure cosa lasciamo ai nostri giovani in termini di futuro, di opportunità, ai nostri giovani che sono impegnati nella gestione e nella organizzazione della loro vita lavorativa, della loro vita personale. E allora naturalmente affinché si arrivi subito ad una spiegazione rispetto a questi due quesiti, darei una risposta che non ha niente di aulico, ma è una risposta fredda, che ripercuote un po' e sintetizza, se mi permettete, anche quelli che sono i numeri del fenomeno infortunistico. I 3 morti al giorno e i 2.000 infortuni al giorno, quindi 3 e 2.000 morti infortuni al giorno, sono ovviamente, e penso direttamente per tutti, una situazione cronica di un fenomeno tragico che non ha bisogno di ulteriori analisi, ed è questo il motivo per cui dobbiamo porci quegli interrogativi all'interno di questi consessi. Quale Italia vogliamo lasciare ai nostri figli e come e cosa possiamo fare ognuno di noi per il ruolo di competenza affinché queste attività possano paventarsi. Allora, se fosse questa la tematica e se volessimo incardinare all'interno di questo tema, di questi interrogativi, le considerazioni che grazie, ripeto, all'inversione di scaletta ho avuto la possibilità di ascoltare e anche di apprezzare, concordo molto con le considerazioni fatte dall'onorevole Gribaudo rispetto al fatto che non si dovrebbe fare fatica a creare una commissione d'inchiesta bicamerale, cioè non si parla di situazioni contingenti ad un colore politico, perché stiamo parlando davvero di tante legislature, quindi questa è la cartina di tornasole che di fatto introduce le criticità non soltanto fattuali ma anche operative di un settore che richiede ovviamente
ulteriori approcci o uno scatto di reni comunque diverso da quello che siamo abituati a vedere o a registrare, ovvero oppure vorrei incoraggiare invece l'ultimo relatore, se non mi sbaglio, dottor D'Angelo, che ha parlato di intelligenza artificiale, di cui lei ha colto la telecamerina di casa, ma che in qualche modo ha introdotto una tematica che è lontanissima dal concetto di io non mi occupo di sicurezza, dottor D'Angelo, perché lei con questo intervento è come se si occupa di sicurezza. Glielo dico, attenzione, la voglio incoraggiare, ma poi nel prossimo intervento sono sicuro che cambierà anche la modalità. Perché? Perché ad esempio, naturalmente il tempo a disposizione è pochissimo, quindi voglio davvero dare delle pillole, se possibile, naturalmente se condivise da voi tutti. La direttiva macchine, la nuova direttiva macchine, tra le varie, tra l'articolato che ha introdotto normativo, ed è una direttiva che ovviamente il recepimento di direttiva comunitaria si applica in tutta Europa, ha introdotto nel senso che la conosciamo, ma si applicherà dal 1 gennaio 2027, ha introdotto proprio il concetto di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale connessa all'uso di macchine e attrezzature, cioè si è disinteressata dei RES, i requisiti essenziali di sicurezza, perché tanto fanno parte della direttiva macchine che si applica attualmente e che tutti devono conoscere, senza esclusione di competenza, di ruolo, di funzione, e ha introdotto due concetti fondamentali in linea con i tempi che viviamo, e cioè l'intelligenza artificiale e poi ancora qualcosa che assomiglia alla cyber security, perché ovviamente io non posso remotizzare una linea di produzione garantendo che un manutentore possa tornare a casa e quindi essere più comodo nell'espletamento delle sue attività lavorative e attivare quella linea nel caso di anomalia dal telefonino, perché ovviamente qualcuno, qualcosa o un sensore ha verificato un problema rispetto a cui naturalmente si può interagire a distanza. È quello che accade normalmente purtroppo oggi, motivo per cui questa norma, è che lui comodamente dal comodino attiva, riattiva la linea e l'altro che invece è sul posto di lavoro naturalmente lascia qualche arto all'interno della macchina. Sono attività ovviamente crude che raccontano un settore che è quello della sicurezza dei luoghi di lavoro, che se vogliamo affrontare dobbiamo naturalmente essere capaci di guardare esattamente con gli occhi di chi lo vive tutti i giorni. Allora, il concetto su cui vorrei atterrare è quello molto semplice, non dell'Italia che vogliamo affrontare i nostri figli, che vogliamo lasciare ai nostri figli, o del futuro che vogliamo in qualche modo regalare ai nostri figli grazie anche alle attività che svolgiamo quotidianamente, perché questo abbiamo capito, dipende da tanti fattori, ma analizzare il motivo per cui esiste questa discrepanza tra le varie considerazioni che sentiamo all'interno di consessi come questo e poi quello che è il tragico, la tragica evidenza dei numeri che, ahimè, da oltre 20 anni, il testo unico del 2008, ma vorrei ricordare per i più romantici che esiste una norma in materia di sicurezza e salute che risale al 1994, il cosiddetto 626, quindi voglio dire, stiamo parlando davvero di un'epoca, tra un attimo, storica, bisognerà aggiungere, su cui non vi è stata un'inversione di tendenza. Quest'anno abbiamo registrato un po' meno infortuni rispetto all'anno scorso, ma il numero è alto uguale, cioè non è tale da garantire una significativa capacità di interagire rispetto a questo settore. Allora, dobbiamo cominciare a fare qualche altro tipo di ragionamento. Naturalmente non ha nessuno la verità in tasca, non ce l'ho nemmeno io. Io sono il presidente di un organismo paritetico nazionale, si chiama Forma Sicuro, mi onoro davvero di poter rappresentare questo organismo composto da tanti uomini e donne che di fatto sono, oltre che presenti nella nostra sede generale di Roma, ma anche sulle articolazioni territoriali, molti li vedono, li ho salutati perché sono arrivato in ritardo, ma naturalmente lo faccio ora in questo modo, e questo, gli organismi paritetici, naturalmente non siamo gli unici, hanno un obiettivo, quello cioè di supportare le imprese nella definizione, nella progettazione di soluzioni tecniche integrate finalizzate ovviamente a migliorare i livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. È chiaro che non è un obbligo, è chiaro che è una modalità con cui bisogna
che le imprese, i lavoratori, i professionisti debbano aver voglia naturalmente di approcciarsi, ma è comunque un obbligo statutario che l'articolo 51,3 del testo unico in materia di sicurezza, quello che avete ricordato finora, ha di fatto associato a queste entità, a questi organismi paritetici. Anche noi naturalmente facciamo la nostra parte, ma vorrei comunque offrire uno spunto un po' diverso da quello che evidentemente è stato evidenziato finora, perché come dicevo sono assolutamente concorde con gli approcci e con le evidenze, oltre che con le conclusioni che di fatto sono state presentate. Vorrei cioè provare a distinguere, scusatemi se ancora una volta è particolarmente diretta la considerazione, la causa dall'effetto, dottoressa. La causa dall'effetto, perché l'effetto non ci interessa, l'effetto è chiaro, 3 morti al giorno, 2000 infortuni al giorno, e i tecnici e naturalmente gli addetti ai lavori lo sanno perfettamente, abbiamo una serie di problematiche, ma la causa qual è? Vogliamo interrogarci su come estirpare questa situazione? Allora io vi direi in maniera molto semplicistica, e lo voglio fare anticipandolo questo modo di dire, che è tutto collegato al concetto con cui attualmente si affronta, con cui la società ritiene di dover affrontare dei problemi complicati e complessi. Se una volta i problemi si potevano chiamare complicati, ora non sono più complicati, sono diventati complessi, e gli strumenti complessi non possono essere affrontati con le armi spuntate delle situazioni complicate. Si pensi, se vuole mi taccio subito, come un jukebox, quanto tempo mi dà? Secondi? Zero? Ah, allora, devo salutare, allora, guardi, allora, chiudo soltanto la frase, visto che la nostra moderatrice è particolarmente rigida in questo, quindi gli strumenti complicati di fatto introducono e non tengono conto di tutto il cambio della nostra società, i flussi migratori, le tensioni economiche e sociali, sembrano delle cose che riguardano altri, invece in realtà riguardano anche i lavoratori che quando vanno in cantiere non sono sereni, quando vanno nei luoghi di lavoro non sono sereni, quando non parlano la lingua, come diceva il dottor Sangue, non sono in grado di poter porre in essere una serie di situazioni che corrispondono più o meno al titolo del problema di oggi, cioè analisi delle criticità. E allora, chiudo, qual è il concetto su cui vorrei atterrare? Bisogna fare in modo che le competenze da parte di tutti gli stakeholders che operano in materia di salute e di sicurezza siano effettive e concrete. Io temo che se non ci muoviamo da questa considerazione, quella delle competenze, non andremo avanti. Il tutti possono fare tutto, oppure fare saving all'interno delle organizzazioni per raggiungere degli obiettivi, dei meri obiettivi, oggi non può essere più concesso. Deve essere invece concesso a un'attività ragionata, perché fare saving, garantire la business continuity nelle organizzazioni non è un peccato, ma è necessario introdurre questo concetto unitamente ad altri concetti che mettano in condizione i lavoratori di essere cautelati. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, vorrei passare la parola al dottor Renato Pingue, perché è coordinatore scientifico dell'INL, ha un'esperienza sull'ispettorato del lavoro notevole, e allora forse ci può spiegare che cos'è che non ha funzionato, come ricordava il suo predecessore qui al tavolo, no? Cioè, dove abbiamo sbagliato, visto che le leggi ci sono, le cose ci sono, però continua a esserci 3 morti al giorno. Cos'è che non va? Innanzitutto ringrazio dell'invito e sono molto contento di poter dare questo mio modesto contributo, anche se di 45 anni di esperienza sul campo di attività di ispettorato del lavoro, ma anche di libero professionista, quindi visto un poco il problema sicurezza dal lato dell'organo di vigilanza, ma anche dal lato dell'impresa di quando deve fare sicurezza. Sono due aspetti che non possono essere gestiti separatamente. Io ho sentito Dario, ho sentito anche il Presidente, dove si dice noi dobbiamo fare sicurezza cercando di contemperare le esigenze
della sicurezza è l'esigenza dell'impresa, perché senza impresa non ha senso fare sicurezza, se dobbiamo fare la sicurezza lo dobbiamo fare all'interno dell'impresa. Tutto questo dove ci porta? Ci porta a dover capire perché ci sono tanti morti. Ora è poco rilevante se ne sono più di prima o meno di prima, quello che vi posso dire per esperienza è che se dei passi avanti noi abbiamo fatto dagli anni 55-56 dei decreti regolamentari ad oggi è perché la tecnologia ci ha portato a poter avere delle macchine più sicure, ci ha portato a poter inserire sulle attrezzature dei dispositivi di sicurezza che dovrebbero garantire la sicurezza dei lavoratori. Ma non abbiamo fatto molti passi avanti, per quanto la norma li abbia fatti, ma dal punto di vista operativo no, dal punto di vista gestionale della sicurezza. Quando, e qua vorrei aprire dei capitoli fondamentali, che ci vorrebbe un po' di tempo, ma cerchiamo di affrontarli molto velocemente. Quando entrò in vigore il 626 del 94, io ero molto giovane e dirigevo a livello regionale la struttura, diciamo, di vigilanza, compresa la parte di, soprattutto la parte di sicurezza. E salutai con molto favore questo 626 che cominciava a introdurre il documento di valutazione dei rischi. Guardate, una introduzione storica che però, vi devo dire, non ha avuto l'effetto che si desiderava. Per due ordini di motivi fondamentali, perché poi insieme al DVR è nato il DUPRI, poi è nato il PSC, il POS, cioè noi abbiamo inondato le aziende di pezzi di carta, di documenti che sono difficilmente controllabili anche da parte dell'organo di vigilanza, perché io sono andato in azienda a controllare un PSC se è coerente e congruente con l'attività lavorativa, se un DVR è coerente e congruente. A grandi linee si può capire. Ma se si entra nello specifico bisogna capire il ciclo produttivo e tutto questo da parte di un ispettore del lavoro, per quanto bravo possa essere, non lo si può fare in una giornata, non lo si può fare in due giornate. Io sono stato delegato alle operazioni di sicurezza in Ilva, in acciaierie, quindi in situazioni dove ci siamo stati mesi, eppure per capire quelle problematiche ci è voluto del tempo. Allora il primo problema è: cominciamo a pensare se veramente tutta questa documentazione serve o se invece servono solamente alcuni aspetti di queste documentazioni importanti. Cominciamo a stabilire anche il sistema sanzionatorio. Il documento c'è e non c'è è un conto, ma se c'è e non serve a niente, probabilmente è meglio che non c'è, perché stiamo sprecando denaro delle imprese e impegno dei professionisti per attività che non portano nessun risultato. Forse però, se all'interno di questo documento di valutazione dei rischi ci facciamo un ragionamento per capire quali punti di criticità devono essere sicuramente affrontati all'interno delle aziende, ne dico uno per tutte, cioè è possibile che la norma non abbia stabilito che un lavoratore che sta su una macchina prima di iniziare a lavorare e quando finisce di lavorare o inizia il turno successivo non abbia fatto i controlli dei dispositivi di sicurezza? E troviamo gente che muore perché i sistemi di sicurezza sono stati bypassati. Allora ecco, una procedura di questo tipo a livello aziendale diventa fondamentale per capire come evitare che qualcuno possa, cioè responsabilizzare un po' tutti, i lavoratori, il preposto, ma bisogna farlo con dei pezzi di carta che siano tarati su quella situazione, su quella scena lavorativa. Ma molto, molto più semplicemente, l'altra procedura che ci vorrebbe senza perdere tempo tassativamente è il sistema di vigilanza e controllo interno dell'azienda. Cioè chi è che all'interno dell'azienda fa il controllo, esegue il controllo sull'operatività? Supponiamo ci fossero tre direttive, tre istruzioni, tre procedure, se veramente vengono effettuate oppure no. E come si riporta tutto questo a livello del datore di lavoro? Cioè qual è il ciclo della istruzione, della indicazione, della direttiva, della procedura, attuazione e ritorno per verificare se tutto questo è avvenuto o meno? Io in tutte le aziende che vedo anche sistemi di gestione della sicurezza, ma questo aspetto che mi deve dare conto di come il datore di lavoro abbia contezza
di come, ammesso che abbia fatto un buon DVR, ammesso che abbia fatto pure una buona procedura, che questa procedura venga efficacemente attuata ed efficacemente attuata. Ecco, questi aspetti qua, un problema dell'emergenza e del primo soccorso, ma voi avete mai visto una procedura dove si controlla se quella squadra di emergenza che abbiamo messo Tizio, Caio e Sempronio, chi ha detto all'antincendio, chi ha detto al primo soccorso, se tutti i giorni sono presenti oppure no? Io mi sono trovato in situazioni dove avevo i nomi della squadra di emergenza, un bel piano di emergenza, vado in azienda, mi chiamate queste persone, chi è in ferie, chi è ammalato, chi è trasferito all'estero, chi è in distacco, chi è in un'altra parte, se succede qualcosa, per non parlare della Thyssen, per dire che ci insegna tanto, ci insegna un estintore che deve stare là e l'estintore là non c'è. C'è una procedura all'interno dell'azienda di controllo dei mezzi di estinzione o di salvataggio, se l'armadietto con tutte le cose dentro sta ancora là o invece non c'è più, se l'estintore che doveva stare vicino al numero 10 ci sta e se la lancetta quantomeno è rossa o è verde? Ecco, dove sta tutto quanto questo? Perché questo crea cultura. La cultura si crea nel momento in cui io, datore di lavoro, do una disposizione, do una procedura, do un'istruzione e mi preoccupo di capire se quella istruzione è stata correttamente eseguita. Così come accade per la produzione. Vedete, il datore di lavoro, se deve produrre questa penna e vuole che la punta debba essere fatta in un certo modo e che il click deve essere fatto in un certo modo, non è che lo progetta e poi lo manda in esecuzione e finisce là. Lo progetta, lo manda in esecuzione e poi c'è il controllo interno. Non è che serve l'ispettore del lavoro per fare questo. L'ispettore del lavoro deve andare un po' oltre. E poi anche questa funzione dell'ispettore del lavoro, lo dico perché io sono nato con la diffida, quindi non con la sanzione, ma con la diffida, che c'era una sorta di accompagnamento anche con l'impresa, diventa importante. Cioè l'organo di vigilanza non può essere esclusivamente repressivo, l'organo di vigilanza deve dare fiducia all'azienda, l'azienda deve poter avere la possibilità di confessarsi con l'organo di vigilanza e nel momento in cui si confessa può ricevere quelle istruzioni, quelle indicazioni che l'organo di vigilanza, vigilando su 100 aziende, su 1000 aziende, gli può dare la soluzione immediata. Vedete, nell'ambito dei rischi di incidenti rilevanti questo avviene, è vero che abbiamo numeri più piccoli, quindi ce lo dobbiamo dire. Però là il rapporto di sicurezza l'azienda lo fa e lo porta al comando dei vigili del fuoco. Io che facevo parte adesso sono in pensione e ricopro questo ruolo che mi hanno voluto dare a livello nazionale dell'ispettorato del lavoro, e là ci si confronta con l'azienda. Quindi è un punto su cui noi dobbiamo riflettere e ragionare. Poi voglio dire sulla formazione. Guardate, la formazione è diventata solamente un mercimonio. È un qualcosa che non è più tollerabile. E allora io dico, uno, la formazione deve essere fatta sulla base di un documento di valutazione dei rischi e non che mettiamo in aula il barbiere, il parrucchiere e il gelataio e gli facciamo la formazione a tutti quanti. Ma il parrucchiere c'ha un problema, il gelataio ce n'ha un altro e il barista ce n'ha ancora un altro ancora. Allora la formazione deve essere fatta sul campo. Diciamo che quella generale può essere fatta urbe e torbi in tutti i modi possibili e immaginabili, forse potremmo pure dire che quel numero di ore le possiamo pure già insegnare a scuola, fargli capire quali sono i problemi. Ma quella specifica deve essere fatta sul campo lavorativo e alla presenza di chi ha redatto il DVR, cioè dell'RSPP e del medico competente, almeno per il 50% delle ore. Perché se non andiamo avanti in questo modo, noi avremo solo certificatori di aver fatto la formazione, ma la formazione non è attinente a quella macchina, a quell'attrezzatura, a quella procedura, a quel processo lavorativo. Questo è un punto su cui noi dobbiamo ragionare e riflettere molto, perché la formazione fatta bene è unita a quel sistema di vigilanza e controllo interno con i sistemi di gestione della sicurezza, danno quella continuità all'attenzione da parte del lavoratore a come si deve lavorare e l'attenzione da parte del vertice di ottenere un prodotto sicurezza all'avanguardia, è quello che la norma ci richiede. Che cosa vi dico ancora? Il problema del sistema sanzionatorio. Il problema del sistema sanzionatorio, secondo me, va rivisto completamente, va riguardato un attimino,
perché già dice il documento di sicurezza ci sta, sospendo l'attività, non sospendo, se ci sta invece non sospendo, ma se ci sta e non serve a niente, il problema è critico. Quindi forse qua recuperare quel potere di disposizione dell'ispettorato del lavoro che rispetto ad una situazione può valutare, ho finito, può valutare se è il caso di sanzionare oppure dare un'indicazione in più, è importante. D'Angelo, un discorso molto importante, però credo che il problema che sollevava la moderatrice sia stato già risolto, perché a livello nazionale dell'ispettorato si è posto con il CISCO, il progetto CISCO INAIL Cantieri, dove si è stabilito che la sicurezza viene prima della privacy. Se poi ci aggiungiamo che copriamo i volti, il problema secondo me è risolto. Quindi ben vengano queste situazioni. Adesso pensate, mi sto occupando della realtà aumentata, mi hanno fatto una proposta per capire se è possibile fare formazione a distanza sul manichino con la persona che deve occuparsi del primo soccorso, con dei manichini, con dei sondini che vedono, e a distanza il medico con la realtà aumentata possa certificare che ha fatto questo addestramento. Mi fermo qua e non vado oltre, perché ci vorrebbero tante giornate di queste. Grazie. Io ve l'avevo detto che erano tutti molto appassionati. E adesso vorrei sentire il dottor Antonio Lombardi, che è il presidente CNEDIL, che è la nuova cassa edile che credo debba debuttare. Sì. E anche però nel settore come imprenditore, vedevo che mentre parlava il dottor Fingo e lei spesso sì, faceva annuivo, sì con la testa. Annuivo, infatti. Ci spieghi. Certo, allora buongiorno a tutti. Innanzitutto complimenti a Federterziario, perché questa è una bellissima iniziativa e condivido pienamente la relazione del direttore Alessandro Franco. Così come condivido, lo dicevo prima, dottoressa, al 100% quello che il dottor Pingue ha poc'anzi detto. Io voglio un attimo presentare CNEDIL, che è la Cassa Nazionale dell'Edilizia, che è stata emanata a seguito dell'accordo collettivo, il nuovo contratto che abbiamo sottoscritto proprio con Federterziario, Federcepi Costruzioni, Confimindustria, Finco, l'UGL e la CEUC, perché un nuovo contratto dell'edilizia serve a dare forza alla contrattazione collettiva, che è poi l'anima del rispetto anche delle norme di sicurezza sui cantieri edili. Mi soffermerò a parlare un po' dei cantieri edili, perché ahimè devo dire che l'edilizia ha la palmarès, purtroppo è negativo, degli incidenti mortali sul lavoro. Sui 1.208 casi che ci sono stati mortali nel 2022, 143 morti sono attribuiti al settore dell'edilizia. Abbiamo ancora i dati del 2023 al 31 ottobre che parlano ancora di un dato mortale rilevante nel settore edile, 117 morti. Ieri un ragazzo su un cantiere edile in provincia di Siena di 24 anni ha perso la vita. Quindi stiamo ogni giorno a contare morti, a guardare questi numeri che sono aberranti, anche perché quello il nostro è un settore che ha un dato di rischio 5 volte più alto dell'industria, 10 volte più alto di quello dei servizi. I cantieri edili sono molto a rischio e presentano anche delle peculiarità specifiche, perché guardate, io credo che per risolvere innanzitutto un problema, per cercare di dare una risposta, una risoluzione al problema, vanno analizzate soprattutto quelle che sono le cause degli incidenti e vanno letti bene i dati. Ecco, io leggendo i dati INAIL, forse non tutti se ne sono accorti, ma noi abbiamo dei dati falsati, perché l'INAIL riporta negli incidenti di morti sul lavoro gli incidenti avvenuti in itinere, e quelli, consentitemi, non sono morti sul lavoro. Noi sui 1.208 morti abbiamo 333 incidenti mortali che sono in itinere. Significa che i dipendenti, per raggiungere il posto di lavoro o casa, hanno avuto un grave incidente stradale, di quello che si tratta, ma non è un infortunio sul lavoro, e quindi quei dati andrebbero negli incidenti stradali, non andrebbero nelle morti sul lavoro, perché poi è una classificazione sbagliata che dà anche
un altro aspetto relativamente al problema. Però analizzando un po' i dati generali di quelli che sono le morti sul lavoro, io mi sono reso conto che i 2/3 degli incidenti mortali derivano da 3 cause: cadute dall'alto, perdita di controllo di mezzi e caduta di carichi sui lavoratori. Questi sono 3 elementi che riguardano i 2/3 delle morti sul lavoro. Quindi incominciamo a fare quella prevenzione della quale tutti parliamo, proprio intervenendo su quelle che sono le cause, capire quali sono le problematiche e cercare di andare a incidere su queste cause, capendo come risolvere e come far sì che non avvengano più questi incidenti. L'altro problema serio, consentitemelo, il dottor Pingue lo diceva prima, che qua abbiamo un sistema sanzionatorio, repressivo, e non abbiamo un sistema collaborativo per quanto concerne le ispezioni che avvengono soprattutto sui cantieri edili e che avvengono con frequenza. Io non concordo con quello che diceva prima il dottor Busacca, perché, dottore Caro, i dati che ha dato lei sono quelli degli ispettori INPS probabilmente. Io le dico che oggi su un cantiere edile possono entrare 9 autorità di vigilanza, dalla Polizia Municipale, l'ASL, l'INPS, l'INAIL, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, la Polizia e i Carabinieri, in più tutte le autorità di polizia giudiziaria. E le dico anche che purtroppo l'inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro, spesse volte quando le piccole e medie imprese, lo dicevano prima Alessandro Franco ed Egidio, Egidio Sangue, non possono pagare la sanzione, vengono rinviate a giudizio perché quando non si riesce a pagare la sanzione si apre il procedimento penale, e attualmente abbiamo censito oltre 600.000 procedimenti penali per violazione sulle norme di sicurezza sul lavoro. Ci vuole poco, no, ad andare nel penale. Abbiamo sanzioni nell'81-2008 che per il preposto prevedono anche sanzioni da 10 a 40.000 euro, 6 mesi di arresto, e in più ci sono violazioni multiple. Io ho visto verbali ad aziende che gridano allo scandalo, anche perché, come diceva prima il dottor Pingue, sarebbe utile diffidare prima l'impresa, dare in termini per fare in modo che se, a secondo dei casi, che se, no, che se le violazioni non siano di una gravità tale da generare una sospensione del cantiere, mi sembra, ecco, ingiusto fare dei verbali per decine di migliaia di euro a piccole e medie imprese che spesse volte non riescono a pagare questi verbali e quindi devono andare anche a farsi una causa penale. Io vorrei anche, mi auguro e auspico anche che ci fosse un riequilibrio sul tema delle responsabilità. Guardate, oggi abbiamo il datore di lavoro che deve essere onnipresente, sempre responsabile, per quanto abbia un preposto sul cantiere. Io vi leggo un sunto di una sentenza della Cassazione del 2021 che dice: il datore di lavoro è responsabile anche nel caso di imprudenza del lavoratore. Allora, io le capisco tutte, ma è intollerabile una cosa del genere. Se il datore di lavoro non ha messo in atto tutte le cautele, non ha dato i dispositivi di protezione, non ha dato gli strumenti e i macchinari a norma, va bene, ma quando il datore di lavoro ha fornito tutto quello che poteva fornire e ha un preposto in cantiere che deve controllare, non si può liquidare in una sentenza diciamo una responsabilità anche grave in un tema delicato, attribuendola sempre al datore di lavoro. Quindi io andrei più su una responsabilizzazione anche del personale dipendente e soprattutto su un aumento delle sanzioni anche nei confronti dei lavoratori che non attuano queste norme di sicurezza, perché il lavoratore è quello sostanzialmente che è delegato ad attuare queste norme. Se l'impresa lo ha formato, se il preposto gli ha dato tutto quello che serviva in cantiere, anche il lavoratore non può essere di fatto esulato da quelle che sono le sue responsabilità. Quindi anche in questo noi nella nostra piattaforma contrattuale
Sul tema della sicurezza credo che troveremo anche delle soluzioni e cercheremo di migliorare anche un po' quella che è la prevenzione. Io credo, guardate, che in un cantiere oggi abbiamo, lo dicevano tutti, lo hanno condiviso tutti, ma continuiamo sempre a fare così, tra DVR, DUVRI, POS e PSC mediamente abbiamo dei 10 e 12 kg di carta che alla fine nessuno legge, perché i piani si predispongono, sono piani generici e sono piani che sono richiesti dalle norme. I piani quasi tutti ce li hanno. Io ascoltavo prima l'onorevole Gribaudo parlare delle opere pubbliche e della maggiore attenzione che bisogna far sì che si abbia, soprattutto quando si eseguono opere pubbliche e cantieri edili. Però vorrei ricordare all'onorevole Gribaudo che fino a prima dell'introduzione del decreto 36/2023, il nuovo codice degli appalti, si ribassava anche la manodopera nelle gare di appalto. Dall'introduzione del nuovo codice non si ribassa più. E voglio anche che l'onorevole nella commissione, le scriveremo una nota su questo, faccia un'analisi per vedere cosa i progettisti, quando si appaltano lavori pubblici, inseriscono come costi e oneri di sicurezza. Sono oneri risibili e sono oneri che purtroppo incentivano le aziende a non rispettare le norme, perché la sicurezza ha un costo e questo costo nelle opere pubbliche soprattutto lo Stato lo deve pagare e deve dare il buon esempio. Quindi sulle opere pubbliche è fondamentale avere attenzione per quelli che sono i reali costi sulla sicurezza. La contrattazione collettiva, lo dicevo prima, è fondamentale, perché nella contrattazione collettiva c'è il rapporto tra il sindacato, finisco subito, le imprese e soprattutto i lavoratori. Quindi mettere insieme queste tre parti è fondamentale per prevenire gli incidenti. Il dottore D'Angelo parlava prima dell'intelligenza artificiale, è importantissima, condivido questi strumenti, però noi dobbiamo sviluppare sempre l'intelligenza umana prima di quella artificiale. E allora consentitemi una chiosa e chiudo. Io credo che in un cantiere edile, come si fa prima di una partita di calcio in uno spogliatoio, il preposto un quarto d'ora ogni giorno deve vedere quali sono le lavorazioni che va a fare, deve chiamare i singoli dipendenti a rapporto e li deve attenzionare su quella che è la lavorazione della giornata, così come fa un allenatore prima di scendere in campo. Io mi auguro e auspico che questo si possa fare e possa ridurre gli incidenti sul lavoro. Grazie. Grazie. Potete accomodarvi. Vorrei però un momento, dato che è stato chiamato in causa il dottor Busacca, è stato citato, se voleva replicare. Grazie, sì, grazie, solo due considerazioni. Ho sentito l'intervento del dottor Montanaro, che mi dispiace adesso non lo vedo, non so se sia in sala. Problematica è questa, non intendo parlare di vigilanza documentale come vigilanza formale. La vigilanza documentale è tutta da costruire. Molto probabilmente si tratta, o si potrebbe trattare, di informazioni specifiche che magari sono estratti dai DVR o tutto quello che un tecnico è necessario per avere un quadro dell'azienda. Quindi vigilanza documentale non è assolutamente vigilanza formale. Io ricordo bene quando ho ristrutturato casa, ho chiesto all'azienda di fare un piano di sicurezza e ovviamente per trasmetterlo alle autorità di vigilanza preposti. Bene, è stato presentato un piano di sicurezza che era una 80ina di pagine. È chiaro che lì c'è molto, diciamolo chiaro, puffa, cioè pochi dati concreti. Allora la vigilanza documentale occorrerebbe mettere su un impianto, una forte infrastruttura informatica con dei dati, quelli che devono essere dati, studiati dai tecnici. Poi dico, chi non vuole la vigilanza documentale? Io credo che sotto sotto non voglia la vigilanza. Premesso che io sono per l'attività di prevenzione.
condivido perfettamente quello che ha detto il dottor Pinque quando dice che lui era un ispettore che teneva in conto il cosiddetto potere dispositivo dell'ispettorato. Era il decreto, era un decreto luogotenenziale del 1955, un DPR, scusate, del 1955, cioè significa dare la possibilità che un ispettore arrivi in un'azienda, se vede qualcosa che non fa, dà delle disposizioni, il cosiddetto potere dispositivo, quindi diffida l'azienda, se ottempera, se prevale la logica dell'ottemperanza, c'è la sanzione. È chiaro che questo è anche l'intervento ispettivo. Però vi ricordate di prima, l'ispezione, 100.000 ispezioni su 1.600.000 aziende, appena il 6%. Le ispezioni sulla sicurezza, 17.035, solo quelle dell'INM. Non sappiamo quelle degli ASL, non ci sono neanche i dati sulle ASL. Quindi capite che è appena l'1%. Può un sistema dei controlli funzionare così? No. Si possono potenziare gli ispettori tecnici di vigilanza? Certo che sì, ma saranno mai sufficienti? Allora occorre mettere su un sistema, come dicevo io, di vigilanza documentale, non in sé, come dire, vigilanza formale, ma vigilanza documentale, una serie di informazioni che possono consentire, con l'aiuto anche evidentemente del personale tecnico a disposizione degli enti pubblici, possono consentire di avere un quadro per ogni singola azienda. Dice, qualcuno dirà, o forse anche il rappresentante dirà che non tutto è possibile effettuare attraverso la vigilanza documentale, ma sicuramente è così, ma buona parte sì della vigilanza sulla sicurezza. Non tutto è possibile effettuarlo tramite la vigilanza documentale. Ecco, e quindi quando si dice creare l'infrastruttura, investire sulla sicurezza, significa questo, perché altrimenti ci chiacchieriamo sempre addosso. I problemi delle morti bianche esistono sempre e gli infortuni comunque non diminuiscono. Ecco, allora il discorso è, ovviamente, ripeto, questo è il sistema dei controlli. Poi io personalmente credo alla prevenzione, quindi alla cultura, alla formazione, i sistemi che aumentano tutto questo, che prevengono tutto questo. Questo è chiaro che bisogna incentivare. Mi soffermavo sul sistema dei controlli perché questo mi sembra un punto fondamentale. Chi non vuole la vigilanza documentale, chi non vuole cambiare il sistema sotto sotto, spera nel fatto che ci sia l'1% degli accertamenti. Diciamolo chiaro, questa è la mia idea personale. Grazie. Grazie, grazie anche per questo intervento ugualmente interessante. Ci ha raggiunto il senatore Michele Fina, che prima che doveva farci un saluto all'inizio. Lo chiamo alla tribuna. Dov'è? Eccolo. Buongiorno, ben arrivato. Grazie. Beh, io ho seguito un po' i lavori in remoto. Sono contento che stiano andando e siano andati bene fin qui, sono contento di aver ospitato questo incontro, sono contento della collaborazione, dell'interlocuzione fruttuosa nel merito con Federterziario, che ormai prosegue da un po' di anni e che mi ha aiutato già prima della mia elezione in Parlamento a entrare più nel merito delle questioni che un'associazione così articolata e presente nel territorio conosce direttamente, e devo dire che in tutte le occasioni di confronto ne ho raccolto sempre proficue informazioni, suggestioni, suggerimenti, riflessioni che poi fanno parte, sono state parte e continuano a far parte dello strumentario che utilizzo anche nel lavoro legislativo. Naturalmente è stato già detto molto e su alcune questioni che riguardano la stretta vicenda problematica della sicurezza sul lavoro c'è chi ha avuto modo di intervenire con più competenza di me. Ho esteso l'invito e sono contento che abbia accettato a Chiara Gribaudo, che ha fatto un lavoro anche nelle precedenti legislature e che continua a farlo adesso da parlamentare, che nello specifico si è occupata sempre di questioni di lavoro, in particolare
per quel che riguarda le giovani generazioni, le donne, la parità di genere e poi naturalmente anche per quello che riguarda gli incidenti e in generale le politiche di sicurezza. Quindi io sul tema, sul fatto che bisogna investire su prevenzione, formazione, eccetera, sottoscrivo quello che è già stato detto e non potrei aggiungere di più. Mentre invece ci tenevo, ed è stata anche la ragione per cui ho sposato subito questa iniziativa e mi sono fatto ospite, come è di consuetudine quando si è, diciamo, si chiede di utilizzare gli spazi del Senato, che lo voglio sempre ricordare a me stesso, sono spazi di tutti, sono spazi di una delle istituzioni che sta al cuore della Repubblica, ma che deve essere proprio a disposizione di incontri come questi, del fatto che noi tendiamo a guardare questo problema, il tema della sicurezza sul lavoro, a volte solo concentrandoci sullo specifico, intorno allo specifico anche della legislazione, delle politiche che lo riguardano. E invece vedo qui naturalmente amministratori locali, vedo Gianni Frattale, vedo operatori economici, d'altra parte la stessa Federterziario mette insieme operatrici e operatori economici del territorio. Io penso che noi dovremmo riflettere un po' di più, un po' meglio sul rapporto tra pubblico e privato, perché noi siamo nel caos più totale. Abbiamo attraversato una lunga stagione in cui sostanzialmente ci siamo fidati del fatto che lo Stato e le sue articolazioni amministrative dovessero tendenzialmente fare solo passi indietro e lasciar fare, controllare solo ex post, lasciare che la dinamica economica seguisse il suo percorso e fine. Per poi scoprire, arrivo al dunque di oggi, che invece anche nella competizione globale molto spesso ci si trova di fronte a player internazionali che si muovono con a fianco lo Stato, con a fianco il potere politico, no? La globalizzazione recede e torniamo alla regionalizzazione, diciamo così, della geopolitica, e questo significa che c'è una competizione tra grandi blocchi che sono politici e economici, Stati Uniti e Cina, ma non solo. In questo l'Europa deve ancora recuperare un suo ruolo, ma vorrei stare al punto, e cioè i grandi soggetti internazionali che si muovono nel mercato globale si muovono con a fianco il potere politico, o viceversa se preferite. Questo fa sì che noi torniamo a discutere di un indirizzo politico all'economia, un sostegno, una scelta, una politica industriale, una politica di crescita, una politica economica, poi ognuno gli dà le declinazioni che ritiene. Su che cosa si basa però, su che cosa si può basare una politica economica, una politica industriale, una politica di crescita? Cioè su quale elemento si stabilisce il fatto che il decisore politico fa un patto con un pezzo di economia, con la propria economia, con i settori economici, su quale elemento? Alla fine basta andare alla prima lezione di economia politica in una qualunque università, ma forse anche al liceo, alla fine tutti ti dicono che serve la fiducia. Cioè serve il fatto che il decisore politico, quando decide, ha le idee chiare e poi mantiene quelle decisioni. Noi invece purtroppo siamo in un tempo in cui la tendenza è a prendere una decisione e poi ritornarci 100 volte. Cambiarla, modificarla, rinnegarla, poi riproporla, non funziona. Avete parlato degli investimenti sulla sicurezza in questa manovra finanziaria, ma naturalmente io sto seguendo e attiene naturalmente anche a questa vicenda per quello che riguarda ad esempio gli incidenti nel mondo dell'edilizia, stiamo seguendo quello che accade sul tema dell'efficientamento energetico degli edifici, della rigenerazione urbana. Credo che parteciperemo a un incontro dell'ANCE tra domani sulle proposte di legge sulla rigenerazione urbana, sul consumo di suolo, il super bonus, eccetera. Mi concentro su questo settore, ma naturalmente potrei fare perché ho Frattale di fronte, ma potrei fare lo stesso esempio su altri diciamo motori della nostra economia. Nel momento in cui lo Stato decide di investire sull'efficientamento energetico dei propri edifici, di fare un grande piano di ammodernamento, di fare dei salti energetici, di ridurre la bolletta, di fare anche attraverso questo una politica energetica
che renda più autonomo il nostro paese, meno bisognoso di energia e quindi diciamo meno bisognoso anche di inseguire le crisi energetiche come accadono quando in questo caso ad esempio c'è stata la guerra della Russia in Ucraina, ma in generale quando bisogna inseguire approvvigionamenti a destra e a manca. Bene, nel momento in cui tu decidi di fare un investimento di questo tipo e dici all'economia, alla tua economia, noi vogliamo come paese andare verso questa direzione, tu devi essere coerente, devi costruire un programma decennale, ventennale, devi fare un patto a lungo termine, rispettarlo, fare in modo che l'impresa possa organizzarsi rispetto alla tua direzione. Poi io impresa faccio quello che ritengo, investimenti, sono, per fortuna c'è la libertà d'impresa, però lo faccio sulla base di un indirizzo, di un'indicazione, di un'attenzione, di incentivi, di sburocratizzazioni, di interventi normativi che vanno tutti nella stessa direzione. Quando invece si dà un indirizzo, si è incerti in questo indirizzo e poi si cambia opinione mille volte, ad esempio adesso stiamo discutendo sul tema della proroga, per esempio il tema delle proroghe nel paese delle mille proroghe è essenziale e ci riporta alla discussione che stiamo facendo qui. Se io arrivo in prossimità di una scadenza che magari è stata stabilita sbagliando e devo discutere se prorogare quella scadenza e magari prendo una decisione alla fine, io sto dicendo alle imprese correte, fate, superate, magari superate anche vincoli, andate più velocemente possibile perché non è sicuro. Poi magari arriva la proroga e uno deve a sua volta riorganizzarsi. È del tutto evidente che quando si rompe questo patto di fiducia, perché io impresa percepisco un interlocutore incerto nello Stato, anche gli investimenti in sicurezza rispetto a quello che io voglio intraprendere diventano eventuali, più difficili, più complicati da rispettare, più rischiosi ovviamente, e questo naturalmente non funziona. Io penso che noi abbiamo questo nodo, adesso io ho citato un tema ma potrei citarne altri, abbiamo davvero questo nodo perché noi dobbiamo chiedere alle imprese di investire di più, noi dobbiamo come Stato investire di più su questo tema, dobbiamo accertarci che ci sia una cultura della sicurezza. Alla fine, al fondo, se avessi nel mio intervento solo parlato di questo tema, alla fine sarei arrivato a questo, cioè il fatto che c'è bisogno di una cultura della sicurezza, cioè che sia diffusa la consapevolezza che si debba fare in modo che il lavoro sia lavoro sicuro. Ma io credo che ci debba essere ancor prima, a fondo di tutto questo, un rapporto di grande fiducia, per cui una politica economica, una politica industriale indichi a chi produce lavoro nel nostro paese qual è la direzione di qui ai prossimi decenni, affinché io impresa possa decidere, debba decidere e debba essere vincolato in questo, che sono in grado di rispettare tutte le regole, quelle fiscali, che sono parte naturalmente anche di questo problema, quelle che riguardano la sicurezza sul lavoro, quello che riguarda le scadenze, quello che riguarda il rispetto delle norme e delle procedure, che naturalmente devono essere pensate per essere rispettate e quindi devono essere semplici, che se invece sono pensate per essere impossibili da realizzare sono criminogene, perché al punto, e chiudo davvero, io penso questo, guardate, c'è questa parola che è significativa, che può essere anche colpa dell'indirizzo pubblico. Quando tu stabilisci un meccanismo che è impossibile da rispettare, tu stai spingendo all'illecito. Necessariamente, perché non c'è altra strada. Quando tu stabilisci e sei chiaro con te stesso e col tuo interlocutore un percorso semplice, chiaro, stabile, coerente, non ci torni indietro, non insegui 100 proroghe, non fai 1000 modifiche, non sei disattento rispetto ai problemi concreti che emergono, allora tu puoi dire, poi io sono severo nei controlli, cioè tu devi rispettare, queste regole sono semplici, sono poche, patti chiari, però poi su questi patti noi ti controlliamo. Io penso che noi dovremmo lavorare su questo. Se lavorassimo su questo noi potremmo, naturalmente mi è capitato di lavorare anche al Ministero del Lavoro e quindi abbiamo investito anche lì sull'ispettorato, siamo intervenuti per fare alcune modifiche, abbiamo implementato il personale, però al dunque tu arrivi con il meccanismo di controllo e naturalmente col meccanismo punitivo dopo aver fatto tutto quello che serve per prevenire,
per formare, per attrezzare il mondo del lavoro, per attrezzare diciamo così chi intraprende e chi deve misurarsi anche con la difficoltà di realizzare. Quindi io penso che noi dobbiamo di più investire sull'idea che lo Stato debba programmare, essere chiaro e costruire un meccanismo di fiducia durevole. Ci credo davvero, perché penso che noi abbiamo di fronte anche un tessuto imprenditoriale vivo e dinamico, che ha molte potenzialità, che può competere anche per la sua flessibilità con questo tempo e con questo mondo. Però dobbiamo aiutarlo, dobbiamo aiutare il fatto che questo tessuto debba avere una politica che dia un indirizzo leggibile. Io penso che questo sia il miglior contributo, più sostanzioso contributo che possiamo dare, e ne avremmo a cascata anche una politica, una cultura della sicurezza che si incastona all'interno di un ricostruito meccanismo di fiducia. Grazie. Beh, il senatore Fina ha detto due parole chiave che sono chiarezza e certezza, che credo che siano la cosa più desiderata da tutte le imprese, non solo dalle imprese, ma sicuramente dalle imprese italiane. Però diciamo che sono anche fenomeni rari da trovare. Passiamo al secondo panel, che avrà poi un focus per quanto riguarda il caso dell'Aquila, e cominciamo, c'era un problema di slide, è stato risolto? Cominciamo con Riccardo Persio, che presenterà alcune slide, è docente all'Università Enna Core ed è un ricercatore su una serie di dati specifici su una cosa molto curiosa, scusate se ve la dico come se fosse una fiera, ma in realtà mi ha molto colpito, cioè le regioni dove ci si fa dove è più facile farsi male e quelle dove meno è facile farsi male, e tutta una serie di dati legati a questo che sono estremamente interessanti e con diverse sorprese. Prego Persio. Grazie dell'invito, ringrazio Federterziario per questa possibilità, ringrazio il senatore Fina che ci ospita in questa giornata, ringrazio anche i precedenti relatori. Avevo preparato alcune slide, ne taglierò qualcuna, io sono un ricercatore, quindi ancora non arrivo a quel livello. Grazie per la promozione, insomma, grazie per la promozione. Comunque, vi dicevo, io mi occupo di economia applicata e statistica, specificatamente faccio analisi statistica su tante cose inerenti al mercato del lavoro. Ho preparato anche una slide un po' autobiografica, ma la lascio ai posteri, la saltiamo, e oggi mi occupo specificatamente di andare a vedere quei dati finora citati da molti di voi, anche dal dottor Lombardi che parlava della distinzione fra in itinere e quant'altro. Io l'ho fatta, quindi parliamo solo di dati sul luogo del lavoro, abbiamo tolto quelli in itinere, e andiamo a raccontare un po' quello che accade nella panoramica nazionale, quindi in quale regione si verificano più incidenti sui luoghi di lavoro, quali sono i settori con maggiore incidenza. Prima ne ho sentiti diversi, in realtà cambia da regione a regione, adesso vedremo perché, e poi parliamo dell'Abruzzo e delle Marche, perché sono le due aree geografiche colpite maggiormente dagli eventi sismici recenti, quindi facciamo anche un piccolo focus sull'edilizia. Premetto, ho a fianco il rappresentante dell'INAIL, che i dati purtroppo non sono molto disaggregati e non sono tanti, ci vuole più tempo per ottenerli, e quindi colgo anche l'occasione per chiedervi magari una maggiore profondità, perché arriviamo fino al 2018, magari sarebbe più interessante avere anche le serie più antiche. E in ultimo, la parte più interessante è il differenziale di rischiosità. Grazie a un algoritmo che ho creato si può vedere la rischiosità effettiva in queste regioni di cui parlavo per ogni settore. Iniziamo con due piccole avvertenze. Vabbè, vi ho spiegato, sono dati INAIL sugli infortuni del lavoro, Abruzzo e Marche avevo anche detto perché, le avvertenze sono due. La prima, quella che dicevo dei dati in itinere, parliamo soltanto degli incidenti che si verificano sul luogo del lavoro, e la seconda, questa è una fotografia, quindi non valutiamo l'aspetto tendenziale, ma ci riferiamo soltanto alla media quinquennale tra il 18 e il 22. Iniziamo.
con la prima slide. Qui guardiamo specificatamente la distribuzione degli incidenti sui luoghi di lavoro divisa per regioni. Nella parte destra della slide abbiamo il totale degli infortuni medi annui da questo punto di vista, e ci rendiamo conto che comunque sia sono una quantità molto elevata. Ripeto, infortuni sui luoghi di lavoro, e ovviamente sono maggiormente distribuiti nelle regioni più popolose. Per andare a ponderare questo fatto, ho inserito nella slide successiva, l'ho ponderato sulla quantità di unità di lavoro presenti all'interno di queste regioni. Pertanto adesso andiamo a fare un rapporto fra il numero di incidenti e il numero di unità di lavoro, che vi ricordo sono, a differenza degli occupati, sono la quantità di occupati media per orario intero di lavoro, quindi non part time, non consideriamo i lavoratori di un'ora o occasionali, e vediamo come da questo punto di vista sorprendentemente sembra più probabile farsi male, tra virgolette, nelle regioni tendenzialmente meno probabili. La domanda è perché. La risposta a questa domanda, vi faccio notare un dato in particolare, quello della Campania. Nella Campania ogni anno abbiamo immediatamente il 2,10% delle unità di lavoro che si infortunano, dal modo lieve al modo più grave. Uno chiede perché così basso rispetto al 6% del Trentino Alto Adige. A questa domanda io rispondo con una provocazione. L'accesso medio alla rete ospedaliera campana per la popolazione età lavorativa da 15 a 64 anni è superiore al 31% della media nazionale. E allora riprendo quello che diceva l'onorevole Gribaudo prima, anche altri relatori. Da questo punto di vista dobbiamo innanzitutto chiederci perché spesso magari non vengono denunciati gli infortuni sui luoghi del lavoro. Quindi prima di andare a valutare i dati disponibili dovremmo anche cercare di capire quali sono effettivamente i numeri reali di questo sistema, e col mio gruppo di ricerca stiamo anche lavorando a fare una stima di questo sommerso di infortuni, e devo dire che dai primi risultati, che oggi non posso ancora presentare perché stanno sotto revisione della rivista scientifica, emerge un dato molto più ampio rispetto a quello che l'INAIL regolarmente registra. Parliamo di dati 75% superiori rispetto a quelli registrati dall'INAIL. E vabbè, qua vi ho messo le regioni in maniera in ordine decrescente con i dati più specifici per farvi leggere meglio. In questo caso l'Abruzzo si posiziona a metà classifica e vede esattamente il 3,77% delle unità di lavoro che si infortunano mediamente ogni anno. Parliamo di infortuni da lieve a molto grave, quindi con esito letale. Quelli con esito letale sono insomma abbastanza rari, ma comunque si hanno una quantità consistente, come vediamo prima dai dati elencati. Adesso ci spostiamo sulla dinamica settoriale. Qua introduciamo anche le due regioni Abruzzo e Marche, e qui badate bene, è soltanto la distribuzione interna, quindi vediamo all'interno di queste regioni e dell'Italia come si vanno a distribuire i dati degli infortuni a secondo dei macro settori che hanno una maggiore incidenza e i non determinati. La cosa che fa sorridere è che il 20% degli infortuni in Italia non vengono attribuiti ai settori, quindi noi non sappiamo effettivamente in quale settore avvengono questi infortuni, quindi anche questo, il 20% sono tanti, anche questo ha un peso eccessivo da questo punto di vista. Vediamo la differenza tra queste regioni. La cosa da far notare subito è che ovviamente le costruzioni in Abruzzo e nelle Marche, data anche la maggiore presenza dei cantieri edili, hanno un peso maggiore rispetto al resto d'Italia, però, c'è un però, lo vedremo tra poco, non hanno un'incidenza maggiore rispetto in indice di rischiosità rispetto all'Italia. La cosa che balza all'occhio però è il peso nettamente elevato degli operatori sanitari in Abruzzo. Un infortunio su quattro sul lavoro in Abruzzo negli ultimi 5 anni è nel settore sanitario, e questo è un dato particolarmente allarmante, perché uno dice: com'è possibile che è così maggiore rispetto al resto d'Italia? E adesso vedremo perché. Qui sono un po' di numeri, sono i numeri medi annui che vi dicevo, e abbiamo gli accadimenti medi giornalieri. Ovviamente in Italia 1200 infortuni al giorno, ogni giorno sul lavoro, in questi ultimi 5 anni, in Abruzzo sono 24, nelle Marche 33. Pertanto, banalmente, ogni ora in Abruzzo abbiamo un infortunio sul lavoro. Ed è un dato abbastanza allarmante. Ovviamente abbiamo anche la consapevolezza che l'esito letale è nello 0,1% dei casi, però sommiamo questi dati e cerchiamo di capire anche l'entità effettiva di questi infortuni. Passiamo poi alla parte più importante di questa analisi, che sarebbe quella relativa alla probabilità d'accadimento. Come è stata calcolata questa probabilità?
banalmente ho ponderato i dati sugli infortuni con la presenza di unità di lavoro, quindi adesso sappiamo effettivamente di quante di queste unità di lavoro si infortunano mediamente ogni anno. Badate bene, se guardate questo grafico risulta abbastanza sorprendente come l'11%, quindi 1 su 10 di operatori sanitari abruzzesi ogni anno si infortuna. Questa statistica è incrementata in maniera piuttosto notevole con l'avvento del Covid, ma badate bene, l'Abruzzo non è una regione che è stata colpita come molte altre regioni d'Italia nella prima fase dove non c'erano dispositivi di protezione, pertanto risulta sorprendente questo dato ed è un argomento che dovrebbe far riflettere anche insomma, in termini di governo regionale. Mi dispiace che ci ha salutato il vicepresidente del Consiglio regionale, però faremo avere a lui questi dati. Ora focalizziamoci sul settore delle costruzioni, vediamo che adesso che abbiamo ponderato questi dati ci rendiamo conto come in Abruzzo siamo quasi in linea con la media italiana, pertanto in Abruzzo nonostante la fretta della ricostruzione, l'elevatissimo numero di cantieri e anche gli spazi angusti, la probabilità di accadimento di infortuni è in linea con quella italiana. Invece per quanto riguarda le Marche vediamo un dato superiore, questo ci racconta come effettivamente nelle Marche il lavoro che è stato fatto in termini di prevenzione sui cantieri edili non è all'altezza di quello fatto in Abruzzo e in particolare nella provincia dell'Aquila, considerando anche la quantità di cantieri edili che abbiamo. E da qui ho calcolato questi differenziali di rischio. Come si legge questo dato? Bisogna leggere in questa maniera. Nelle colonne, nei riquadri arancioni, in quelli gialli, abbiamo il differenziale di rischio, ovvero quanti lavori in quel settore sono più a rischio infortunio ogni anno in quella determinata regione rispetto all'Italia. Fossilizziamoci su quello che vediamo. Vediamo come, ad esempio, in Abruzzo, nel settore della sanità, sono quasi 5 i lavoratori ogni 100 l'anno che sono più a rischio infortunio, o banalmente nelle Marche sono meno 1,67. Nel settore delle costruzioni guardiamo in questo caso come l'Abruzzo è pressoché in linea con quello italiano, invece nelle Marche no. Come dicevo prima, nelle Marche un lavoratore ogni 100, esattamente 112 considerando le loro unità di lavoro, sono più a rischio ogni anno di avere un infortunio. Questo in Abruzzo non avviene, pertanto il lavoro di prevenzione è stato fatto nel settore edile in Abruzzo è sicuramente migliore di quello delle Marche ed è in linea con quello in Italia, considerando anche però la quantità molto maggiore di cantieri. E vi lascio con un take home. Come vi dicevo, dal punto di vista della probabilità di accadimento si vede, si nota come abbiamo un'incidenza maggiore in alcune regioni dove non ce lo aspettavamo. Questo è dovuto per l'appunto alla non emersione di infortuni ed è un aspetto fondamentale. Vi invito come associazione anche a lavorare molto su questo, perché è importante anche avere contezza di un fenomeno, perché se uno non si rende conto dell'eventuale dimensione di un fenomeno non riesce neanche né a studiarlo ma né a intervenire. Beh, alla fine io con lo studio non fa niente, ma insomma i senatori che ci possono intervenire avrebbero anche una misura diversa della necessità di intervenire su questo settore. E, come vi dicevo, abbiamo un dato a dir poco allarmante sugli operatori sanitari in Abruzzo, del quale io non so darmi una spiegazione, sulla quale stiamo indagando con analisi empiriche, ci vorrà tempo, però è quantomeno singolare vedere come, vi ripeto, che il 65% in più di infortuni rispetto al resto d'Italia in questo periodo negli operatori sanitari pubblici e privati abruzzesi, e considerando che sono circa 2.000 vuol dire che ogni anno ne vanno fuori uso per un medio lungo periodo più di 200, quindi sono tanti, quindi considerando anche i servizi sanitari che abbiamo in Abruzzo è un dato allarmante. E vabbè, qua ne parlo ancora. E poi nel settore delle costruzioni abruzzesi vediamo un dato in linea con quello italiano che fa trasparire un ottimo livello di prevenzione, a differenza di quello che vediamo nelle Marche, dove abbiamo avuto dei dati più preoccupanti da questo punto di vista, che riflettono anche magari una maggiore impreparazione rispetto a quanto fatto in Abruzzo, anche in relazione all'esperienza accumulata con il primo sisma, quello dell'Aquila, in relazione anche agli eventi che sono accaduti, quindi delle best practice che sono state attuate, che magari hanno prevenuto da questo punto di vista l'occorsi di altri infortuni con esiti più o meno gravi. Io vi ringrazio, ho cercato di accorciare. Grazie. E allora, visto che abbiamo cominciato con questi dati statistici, ma funziona ogni tanto?
esatto, no, se ne va, vabbè. Darei la parola al dottor Roberto Bussolotti, che è componente del CIP dell'INAIL, ma è anche un ingegnere che lavora sui cantieri. Ciao. Nel senso che a tutti gli aspetti, non solo quello burocratico. E quindi ci fa anche un accenno su com'è la situazione abruzzese, all'Aquila in particolare, questi dati positivi che ci ha presentato Persio rispetto per esempio alle Marche. Buongiorno a tutti, grazie a Federterziario per l'invito, mi complimento per l'ottima iniziativa, mi complimento ancor più per l'ampliamento sul territorio nazionale e per la scelta delle persone che sono sull'Aquila, che ogni giorno dimostrano una elevata professionalità e contezza della materia. Sì, partirei dal discorso INAIL, cercando, dottoressa, di non creare un cortocircuito, però ci proviamo. Ho sentito attentamente tutti gli interventi, in modo particolare quello del segretario generale Franco, il quale ha toccato i punti cardini del piano della prevenzione triennale dell'INAIL. Questi si basano su tre aspetti. Il primo è quello del dialogo sociale. Se il dialogo sociale è proteso e idoneo alla crescita nel senso della sicurezza del lavoro, come è successo nel 2004 con l'accordo europeo sullo stress da lavoro correlato, ottiene dei grandissimi risultati e di tutte le parti sociali, quindi datoriali e dei lavoratori. Il secondo aspetto che è imperniato sul piano della prevenzione triennale è quello dovuto al mutamento dei processi informatizzati e comunque dei processi produttivi che determinano con l'avvento, appunto, come diceva il dottor D'Angelo, sulla crescita delle attività dovute all'information technology e quindi dell'intelligenza artificiale. Il terzo punto, che è stato toccato anche dal senatore Fina e un po' da tutti, è quello della cultura. Chiaramente che l'aspetto fondamentale è quello della crescita culturale, questo ormai si dice da tantissimo tempo e si sta cercando in tutti i modi di farlo crescere in tal senso. Potremmo avere due aspetti, almeno mettiamo il focus su questi due aspetti, che uno è quello dettato dalle individuazioni di materie all'interno di un percorso scolastico, sia dalle elementari e così via. Il secondo aspetto è quello, per esempio, che può essere legato alla compartecipazione, in base all'articolo 46 della Costituzione, quello che prevede la compartecipazione del lavoratore all'interno dell'azienda. Questo ha portato dei benefici importantissimi e piuttosto marcati in altre realtà dove viene fatto. Diceva l'onorevole Gribaudo, appunto, faceva riferimento per esempio alla Francia, ma ancor più nella cultura della collettività troviamo al primo posto quello dell'Inghilterra. Io dico sempre che noi abbiamo alcuni aspetti fondamentali, che sono quelle che io definisco le 3C, che sono appunto cultura, comunicazione e comunità. Tutto questo fatto nelle modalità e nei termini possibili determina la cosiddetta quarta C, che è quella di una classe dirigente che permette sicuramente ed acquisisce un know-how sulla sicurezza sul lavoro sicuramente molto più ampia ed effettiva. È chiaro che quello dell'articolo 46 è un dibattito che adesso sta venendo molto fuori e sta crescendo sempre di più. Quando il lavoratore viene chiamato ed ha la possibilità di permettersi di dare indicazioni e di dare il proprio supporto alla crescita della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, questo appunto determina notevole benefici. Basti pensare che il legislatore ha inserito nel decreto 81 che chi fa l'RLS non è oggetto di discriminazione, e allo stesso competono poi le tutele previste dalla legge 300, che è lo statuto dei lavoratori. Un altro aspetto che invece non è stato toccato, e quindi mi permetto di dire perché è molto attuativo, è quello del PNRR.
È stato fatto un accordo con l'INAIL. Allora noi l'INAIL chiaramente ha fatto degli incontri in cui è stato illustrato per tutto il territorio nazionale il piano triennale della prevenzione, toccando tutte le regioni e quindi cercando di sensibilizzare tutta la parte politica. In ogni regione è stato firmato poi sostanzialmente il protocollo d'intesa. Uno dei protocolli è appunto che ha fatto l'INAIL e insieme con la conferenza delle regioni e delle province autonome è quello relativo al PNRR. Diciamo che non riusciamo così ad avere particolare contezza di quanto è stato applicato. Per esempio per la regione Abruzzo, adesso come diceva il dottor Persio non c'è più collegato il vicepresidente del Consiglio regionale, però un argomento da far capire o meglio comprendere lo stato in cui si trova è quanto sono stati utilizzati questi fondi all'interno di questo accordo del PNRR. Altri passaggi, e qui facevo riferimento a quello che diceva il presidente dei consulenti del lavoro, sono due. Uno in particolare è quello dell'approvazione del bando ISI. Voi sapete che in base all'articolo 11 del comma 5 del decreto 81 l'INAIL promuove attività sul territorio dando dei finanziamenti e delle prospettive di crescita in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le scorse settimane è stato approvato il cosiddetto bando ISI che prevede appunto degli incentivi alle aziende. Quando dico è stato approvato perché nella mia persona ha trovato l'astensione per garbo istituzionale, questo per due aspetti. Il primo è che bisogna capire, e quello rifaccio quello che diceva il senatore Fina, il termine semplice. Se noi abbiamo degli interventi e vengono messi sul territorio e si ha una fruizione, passatemi il termine, che non è marcata, significa che qualcosa non torna. Quindi sostanzialmente possiamo mettere in campo tante risorse, ma allo stesso tempo queste non vengono utilizzate perché chi si trova di fronte a partecipare a questi bandi ha la poi difficoltà di metterli in pratica e di attuare quello che viene chiesto. Questo è l'uno, l'altro è l'OT23. Oggi abbiamo infatti la commissione proprio per vedere com'è l'andamento dell'OT23. Il secondo aspetto è un altro ed è questo. Non vorrei toccare il campanilismo, però è questo in cui è legato, in cui il datore di lavoro si trova a fare degli accordi con delle parti sociali o delle organizzazioni che siano soltanto indicate poi nel bando. Quindi il datore di lavoro deve essere libero di poter attuare quello necessario e quanto ritenuto necessario nella propria azienda a seconda della rappresentatività che ha nell'azienda, non rappresentatività generalizzata e che si possa trovare poi in quell'azienda potrebbe non averla e quindi ci troviamo di fronte a un vulnus poi rappresentativo. Come diceva giustamente il dottor Persio, ha dato indicazioni di numeri. I numeri danno delle informazioni, danno delle cognizioni e la capacità e la possibilità di divulgazione e che ci comporta notevole interesse. Ma consideriamo appunto l'altro aspetto è che quello che delle risorse. Questo ci tenevo perché appunto quello che aveva richiamato l'onorevole Gribaudo. Ed era questo, la mancanza di investimenti e di posa in atto di risorse. Attenzione, adesso spero di non creare appunto un incidente diplomatico, ma l'INAIL ha un tesoretto di 40 miliardi, quindi può spenderlo e può metterlo in atto nei migliori modi possibili. 40 miliardi è praticamente quasi, cioè, una finanziaria, ci siamo, poco di più di una finanziaria, quindi ha un tesoretto non indifferente e questo può essere messo in atto, tant'è che in commissioni e nelle riunioni del CIV abbiamo più volte sollevato insieme all'ANMEL con cui abbiamo intrapreso un discorso anche per quello che riguarda il fondo vittime amianto, la richiesta di incrementare e di stabilizzare il fondo istituito nel 2007 con la finanziaria del 2007 per le vittime di infortunio sul lavoro.
Oltre a questo, chiaramente, anche un incremento della rendita, perché ai superstiti viene fatta fino ai 26 anni se sono iscritti all'università. Noi abbiamo chiesto appunto di arrivare a 30. Il sostegno al reinserimento nell'ambiente lavorativo dopo un grave infortunio. Ripeto, su tutto questo non è che si fanno proposte, ma vi è la copertura. Quindi è possibile in qualsiasi modo attuarlo. E adesso veniamo a qualche numero. Prima di qualche numero mi trovo ancora di più d'accordo di una revisione da un punto di vista normativo. Perché? Perché è arrivato il momento, con le mutazioni dei processi, con l'avvento di che dicevamo prima, addirittura considerate che nel titolo quarto, che è quello riguardante i cantieri, abbiamo dei riferimenti ad articoli che rimandano ad altri articoli che non sono attinenti a quello che, per cui viene fatto il rinvio, e questo dopo 16 anni credo che non sia più tollerabile. Quindi se si ha difficoltà a chi giornalmente si trova poi a cercare di attuare, con tutto il massimo rispetto, a cercare di attuare questo corposo elemento del testo del decreto 81, dall'altra parte si ha ancora delle difficoltà derivanti proprio dalla stesura dello stesso. Si diceva per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Sì, qualcuno aveva fatto notare che sull'andamento INAIL assolutamente c'è un calo del 4,5%, perché rispetto dal 2023, parliamo dal 1 gennaio al 31 di ottobre, c'è una riduzione. Ho finito? C'è una riduzione di un calo del 4,5%, però effettivamente non è così, perché quello che diceva il dottor Lombardi aveva perfettamente ragione. Noi, ripeto, l'ente INAIL carica anche gli infortuni in itinere. Se si dovesse andare a valutare gli infortuni, togliendo, quindi depurando degli infortuni in itinere, avremo che dal 1 gennaio al 31 ottobre c'è stato un incremento degli infortuni mortali. Questo è assolutamente sì. Quindi ringrazio ancora Federterziario, e io penso che quando se ne parla, usciamo con una consapevolezza che quando se ne parla e si parla di sicurezza in tutti i modi e in tutte le modalità, si esce con una cognizione più ampia che può esserci sempre d'aiuto, e nella cultura sempre che si vada nella salute e sicurezza sugli ambienti di lavoro. Grazie. Grazie mille. Adesso darei la parola al dottor Luca De Compadri, che è vicepresidente dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, e forse possiamo approfondire qual è il vostro ruolo, il ruolo dei consulenti rispetto alla sicurezza sull'organizzazione nell'ambito aziendale. Ringrazio, saluto tutti. Il mio intervento è inevitabilmente condizionato da tutto quanto è stato argomentato in precedenza, di cui io devo tener conto. E in primo luogo mi corre l'obbligo di sottolineare che bisogna utilizzare una grande onestà intellettuale e dire che il problema degli infortunisti che oggi in Italia non è un problema di carattere normativo, al di là delle migliorie che ci possono essere. La normativa è imponente. L'articolo 2087 del Codice Civile, norme in bianco, già dice da 42 che il datore di lavoro deve prevedere e tutelare la tutela psicofisica del lavoratore, e poi tutta la normativa dagli anni 90 in poi è veramente imponente. L'apparato sanzionatorio è un qualcosa di straordinario nel senso che è veramente pesante. Qui c'è una responsabilità da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista penalistico, non solo in termini contravvenzionali, ma anche in termini proprio, quando parlo di delitti nel senso di tentate lesioni, di omicidi, eccetera. È un qualcosa di estremamente complesso, che poi porta anche un altro aggravio, che è quella dell'azione civilistica in termini di risarcimento del danno. E oltre a questo abbiamo l'azione di regresso dell'INAIL, che è un qualcosa di estremamente pesante. Quindi il problema non è appesantire l'apparato sanzionatorio, da migliorare le norme, sì, ad esempio l'intelligenza artificiale è un qualcosa di straordinario,
però dobbiamo modificare l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, perché quello ci pone dei divieti, quindi bisogna che ci mettiamo d'accordo, e lì non è un fatto tanto di natura sindacale o di contrattazione, lì c'è un problema normativo che va affrontato ed è giusto che la politica affronti questo, e quindi è da mettere sul tavolo come elemento di discussione. Credo moltissimo nella contrattazione, credo moltissimo nella contrattazione collettiva e credo tantissimo nell'interlocuzione con le aziende, con i datori di lavoro e con i consulenti del lavoro, che sono soggetti, che sono elementi e portatori di legalità e devono essere tali all'interno delle aziende. La formazione, si è parlato tanto di cultura, cerchiamo di essere concreti, cosa significa cultura all'interno delle aziende? Beh, innanzitutto bisogna far comprendere agli imprenditori che bisogna investire in cosa? Le macchine che vado a comprare devono essere macchine che hanno una loro qualità, una qualità in termini di prevenzione, devo dare dispositivi di protezione individuale ai lavoratori che devono essere pure di qualità, se c'è una cinghia che costa tot ma tiene di meno, allora devo prendere la cinghia che deve essere giusta, quindi questa è una, e poi bisogna formare i lavoratori, perché se andiamo ad analizzare, noi siamo professionisti di impresa, se analizziamo la dinamica degli infortuni, molto spesso gli infortuni nascono proprio non tanto per mancanza di dispositivi di protezione individuale, per mancata adozione degli stessi, perché c'è superficialità da parte dei lavoratori e molto spesso da parte anche dei capi squadra. Questo è un problema educativo e su questo dobbiamo sicuramente lavorare molto, e se si educassero di più i lavoratori, che se anche fai un lavoro alle 4:30 di sera per far prima magari non ti metti i guanti, non ti metti il casco, non ti metti la cinghia quando sei sul tetto, ecco, probabilmente potremmo evitare tanti infortuni sul lavoro, e su questo credo che i consulenti del lavoro possano essere elementi essenziali nel dialogo con le imprese. I controlli, mi permetto di dire, controlli da remoto, controlli sulla carta. I controlli sulla carta possono avere una loro efficacia, non lo discuto, per verificare che l'azienda abbia fatto un adempimento di natura formale, è chiaro, non può essere sostanziale. La sostanzialità si verifica sul campo. E è anche vero che noi non possiamo far diventare il nostro uno stato di polizia, e molto spesso i controlli sono ex post. Quando c'è l'infortunio, quando c'è l'infortunio che ha una prognosi superiore, non so, ai 30 giorni, quando c'è la morte, allora ci sono controlli di ogni tipo ed è inevitabile che questo avvenga, ma non è neanche possibile prevedere una situazione di controlli sostanziali a tappeto su tutto il territorio dello Stato. Questo è inammissibile. Ecco allora che qui, proprio qui, è importante è la tenuta del sistema da un punto di vista di collaborazione tra chi le aziende le ha in mano, nel senso della gestione del personale, e chi tutela gli interessi delle aziende. E qui una collaborazione tra il sindacato e i professionisti che gestiscono le aziende da un punto di vista del personale è estremamente importante. Qui i dialoghi possono essere implementati. Non credo nell'inasprimento dell'apparato sanzionatorio perché è già eccessivo, non credo nemmeno nell'intensificazione dei controlli ex ante. Sì, il dottor Pingue diceva una cosa giusta, l'ispettorato del lavoro ha anche una funzione di consultazione, giustamente diceva utilizziamo la diffida, ottimo, sì, mi piace, dietro la diffida c'è pur sempre una piccola sanzione, però comunque è la strada giusta, una possibilità comunque sempre di portare l'imprenditore alla scelta giusta, però le norme già esistono in ogni caso, perché il DVR deve essere fatto e deve essere rispettato, questo è importante, i macchinari devono essere a norma. E poi c'è un altro aspetto molto importante che noi dobbiamo portare alle aziende, e cioè educarli non soltanto negli strumenti di protezione, ma anche nella formazione del lavoro e nella organizzazione del lavoro. Orario di lavoro, riposi settimanali, pause,
cioè guardare di più ad un concetto di qualità sicuro del lavoro che non a una quantità di lavoro, portare anche l'organizzazione del lavoro, perché tante volte gli infortuni nascono al di là della mancanza dei dispositivi di protezione, ma proprio per una inadeguatezza dei lavoratori, certo alla mansione, ma anche ad una sbagliata organizzazione del lavoro. Certe volte abbiamo un lavoro che richiederebbe come tempo massimo un 4 ore, faccio un esempio perché è un lavoro stancante, e tu magari tieni il lavoratore su questo lavoro per più di un certo orario che non è previsto dalla norma, ma è previsto da un buon senso datoriale. Quindi anche qui è importante educare le aziende e le imprese a gestire i tempi di lavoro e le pause di lavoro, e questa è una cultura d'impresa. Una cultura d'impresa che nasce attraverso una collaborazione congiunturale che deve essere sicuramente tra i professionisti, certamente i consulenti del lavoro, le associazioni di categoria e il sindacato insieme, in una logica che non è più una logica di conflitto fra le parti, ma di collaborazione per un bene comune. Io direi che, e vado a concludere, questa potrebbe essere forse una soluzione nel tempo. Non andrei a strumentalizzare più di tanto il sistema. Purtroppo quello che sta avvenendo, ci sono troppe morti sul lavoro, ma eviterei di andare a richiamare quello che avviene nei paesi esteri come se là ci fosse il paradiso e qua no. Ci sono situazioni, ad esempio anche in Inghilterra, molto gravi. Abbiamo dati al riguardo, ci sono situazioni pure in Francia e in Germania dove non è tutto oro quel che luccica. Voglio dire, abbiamo un sistema che non è poi proprio così messo male. L'INAIL è un esempio, a parte che l'INAIL incassa tanto e paga poco, lo sappiamo benissimo, e da avvocato giuslavorista questo lo so bene, ma voglio dire, il sistema non è poi così sgangherato, tra virgolette. Dobbiamo migliorare l'applicazione della norma. Prima si è detto la messa a terra della norma. La messa a terra della norma richiede chi applica la norma. Non, il legislatore può darti una norma, poi ci sono gli operatori che devono applicarla. Possono applicarla soltanto con la collaborazione. Grazie. Dottor Massimo Lombardo, presidente Federterziario dell'Aquila, e Eugenio Specchiarelli, che credo che sia collegato, eccolo, lo vedo, e Gianni Frattale, presidente dell'Ance dell'Aquila. Comincio da Massimo Lombardo, presidente Federterziario dell'Aquila. Si è parlato molto di cultura e di formazione, e so che lei pensa che debba cominciare molto presto questa formazione. E poi lei mi ha parlato anche di un tema di cui non si parla più molto, che è quello dell'amianto, che invece andava, come si dice, di moda anni fa. Adesso non se ne parla, però è molto molto presente come gravissimo rischio per la salute e la sicurezza. Sì. Prego. Allora, in qualità di presidente di Federterziario della provincia dell'Aquila, lasciatemi essere moderatamente campanilista, mostrandovi un pezzettino delle nostre meraviglie ambientali. Anzi, potete venirci a trovare, per tanto il turismo ormai è finanziato dal PNRR, quindi insomma potete. Allora, da questo punto di vista, oggi il discorso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro vede diverse criticità. Noi, in qualità di associazione datoriale territoriale, siamo un po' la cartina al tornasole, possiamo toccare con mano quelle che sono le reali criticità delle aziende. Perché ci lavoriamo? Perché prima di essere un'associazione territoriale siamo ancora dei professionisti del settore dei servizi sulla sicurezza, lo abbiamo fatto per 20 anni, oggi lo facciamo anche come associazione datoriale.
E da questo punto di vista il problema sembra essere, diciamo, un enorme gap tra ciò che il decreto sicurezza, quindi il decreto 81, vuole e quello che in realtà l'imprenditore riesce ad applicare. Il problema che noi rileviamo è questo: quando si parla di aziende, forse nell'immaginario collettivo si parla di aziende ben strutturate, quindi che abbiano un ufficio di direzione, un ufficio per le risorse umane, un settore di produzione. Nella realtà dei fatti, e ce lo diceva bene prima il dottor Perzio, il substrato imprenditoriale italiano è costituito da imprese che, nella maggior parte del substrato italiano, costituito da imprese che non hanno, che hanno fino a 20 dipendenti, fino a quindi con pochissimi dipendenti, con una struttura molto, molto ridotta, molto spesso a conduzione familiare, dove il datore di lavoro deve confrontarsi con il decreto 81. Il decreto 81 è uno strumento bellissimo, ma è uno strumento che di 1000 pagine. Il datore di lavoro spesso ha difficoltà ad interpretare le norme e quindi deve rivolgersi necessariamente a dei consulenti. E quindi il datore di lavoro oggi individua, e ve lo dico proprio per esperienza personale, individua il tema sicurezza come un costo a cui deve sopperire per non prendere la sanzione. Tutto ciò che si può fare, il minimo che si può fare, purché non si prenda la sanzione. E purtroppo è questa la realtà, almeno la realtà delle nostre zone, è una realtà cruda, ma penso che possa essere tranquillamente riportata nelle altre zone d'Italia, dove le imprese si devono confrontare con questi costi. Quindi il nodo centrale è, relativamente alle criticità, è diciamo un problema dal punto di vista economico. Quindi finché l'imprenditore dovrà sostenere tutti quanti i costi per la sicurezza, probabilmente questo tema non potrà essere sviluppato pienamente all'interno delle aziende, proprio perché ci sono delle spese da sostenere che sono anche molto elevate. Abbiamo parlato anche di cultura, quindi la cultura della sicurezza, la cultura della prevenzione, e ho apprezzato molto gli interventi di chi ha relazionato prima di me e che hanno toccato appunto questo tema. La cultura però si fa nelle scuole, cioè si fa da bambini, da piccoli, quando un ragazzo che intraprende la formazione presso un istituto, magari sia esso professionale o sia un istituto ad esempio dei geometri, dove si formeranno i futuri professionisti nel campo dell'edilizia, nel campo della cantieristica, oppure che entreranno a far parte del settore produttivo di una qualsiasi azienda, in quel momento devono essere formati, devono essere sensibilizzati, perché la sensibilizzazione che avviene su questi temi tra i banchi di scuola è quella che poi segnerà il solco che tracceremo per tutta la vita. Pensate a tutte quante le prassi e le procedure, no, che abbiamo imparato tra i banchi di scuola e che poi sono divenute parte integrante del nostro modo di fare. Del nostro modo di fare sia in azienda, perché in questo convegno si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche all'interno dei nuclei familiari. Sarebbe interessante vedere in che percentuale possano intervenire gli incidenti domestici rispetto agli incidenti sui luoghi di lavoro. Probabilmente perché all'interno delle nostre abitazioni siamo nella nostra zona di comfort, quindi abbassiamo l'asticella appunto dell'attenzione verso determinate prassi e manovre. Stesso discorso anche all'interno delle aziende. Uno dei problemi diciamo più rilevanti dal punto di vista della formazione è il turnover delle maestranze. Se pensiamo ad esempio alle imprese edili, in cui quando si apre un cantiere queste imprese assumono personale,
e poi dopo lo licenziano nel momento in cui i cantieri si fermano, o se pensiamo al settore agricolo dove gli addetti stagionali sono turnati tra l'inverno e l'estate o a seconda di quelle che sono le colture da raccogliere. Quindi in questo senso la formazione è importante per evitare, per sensibilizzare gli operatori, ma come si fa a sensibilizzare un operatore che viene assunto per 3 mesi e poi viene licenziato perché poi magari va a lavorare in un'altra società dove si occuperà di una mansione completamente differente? E quindi qui c'è bisogno di intervenire appunto con delle, questo è un problema appunto culturale, probabilmente si potrebbe risolvere con una sensibilizzazione dalle prime fasi in cui una persona si affaccia all'attività professionale, ma che deve partire da lontano. E quindi è necessario, a mio avviso, una rivoluzione di quello che è l'attivazione di un percorso culturale, cioè va fatto non soltanto quando l'imprenditore va in camera di commercio ad aprire la partita IVA oppure la eredita dal proprio padre, dal familiare, ma va fatta da subito, dal momento in cui il ragazzo entra a scuola e si forma per poter diventare un futuro imprenditore o un futuro addetto ad una qualsiasi mansione. Abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo parlato di dati statistici e sono stati tutti molto interessanti, ma anche all'interno delle aziende dove c'è un'attività produttiva oppure dei cantieri edili, noi lo vediamo all'Aquila sul discorso della ricostruzione, sui cantieri della ristrutturazione edile che derivano dal terremoto, lavoriamo su abitazioni che sono state costruite negli anni 50, 60, 70, dove l'amianto era uno degli elementi principali, uno degli elementi che grazie alla sua malleabilità e versatilità poteva essere utilizzato per qualsiasi tipologia di manufatto, e quindi lo ritroviamo nelle coperture, lo ritroviamo all'interno delle canne fumarie, lo ritroviamo nelle coibentazioni delle abitazioni. E quando si vanno ad attivare questi cantieri, c'è il problema della decoibentazione, quindi della deamiantizzazione del cantiere. Procedure che teoricamente dovrebbero essere semplici, snelle, veloci, proprio per permettere alle imprese di eliminare il problema e di essere maggiormente attente, diciamo, alla sottrazione di un elemento cancerogeno dal cantiere. In realtà queste operazioni sono molto complicate e anche in questo caso l'impresa che smantella l'amianto deve necessariamente affidarsi a delle consulenze esterne, quindi anche questo va ad aumentare i costi che prima sono stati annoverati come costi sulla sicurezza, ma che in realtà non sono minimamente sufficienti a sopperire al problema della deamiantizzazione. Consideriamo che oggi in Italia, e i dati sono dell'INAIL, ci sono ancora 40 milioni di metri cubi di amianto da smaltire, paragonabile a circa 25 milioni di metri quadrati soltanto nei siti industriali e soltanto nei siti quelli che si conoscono. Se andiamo ci sono oltre 40 siti di interesse nazionale da smaltire, di cui 10 sono soltanto quelli contaminati dall'amianto. L'amianto è una sostanza pericolosa, è una sostanza che produce problemi polmonari. Il RENAM, che sarebbe il Registro Nazionale dei Mesoteliomi, che è un registro pubblico al suo settimo aggiornamento, ci riporta che dal 1993 al 2020 sono stati oltre 35.000 i casi di mesotelioma pleurico. E questo non dipende soltanto dal fatto che gli operatori del settore, cioè non sono stati colpiti soltanto gli operatori del settore, ma siamo tutti quanti esposti alle fibre di questa sostanza.
Quindi, quando si parla di sicurezza, necessariamente si deve parlare anche di controllo delle sostanze pericolose, in questo caso, considerando che stiamo parlando anche di sicurezza sui cantieri, di deamiantizzazione dei cantieri. Non so se sono stato troppo prolisso, ma mi fermo qui ringraziando tutti. Ha finito il suo tempo. Grazie. Grazie. Dovremmo avere dottor Specchiarelli, eccolo. Sì, buongiorno. 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 È un ispettore di vigilanza tecnica per l'ispettorato territoriale del lavoro dell'Aquila e volevo, così come avevamo parlato, di capire perché l'Aquila da questo punto di vista è stata un po' un laboratorio. Allora guardi, intanto complimenti per questo convegno perché sta mettendo in evidenza tante sfaccettature e ci si pone tante domande e in realtà arrivano anche le risposte da parte dei tecnici, da parte di chi osserva tanti aspetti, perché la questione, le dicevo già, è una questione complessa, ma già mi ha preceduto, ha affrontato questi aspetti. Il dottor Persi si stava ponendo delle domande su dei dati che sembrano porre in evidenza qualcosa che si è fatto nell'ambito della sicurezza dei lavori in Abruzzo. Io mi occupo concretamente di sicurezza dal SISMA, prima ero impegnato in attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti di lavoro e con l'evento SISMA sono stato catapultato invece in questa realtà. E l'ispettorato è stato catapultato in questa realtà in un territorio fortemente compromesso dal terremoto. L'ispettorato si è trovato un po' partecipe attivo dei processi di vigilanza nei lavori intervenuti per la realizzazione inizialmente dei primi alloggi di progetti case per dare assistenza alla popolazione e poi tutte le fasi successive. Provo a dare una risposta appunto analizzando alcune fasi che ci hanno visto e ci hanno fatti partecipi. Ovviamente sto parlando dell'attività svolta di iniziativa da parte dell'ispettorato del lavoro, perché cosa completamente diversa è attività delegata dalla procura a seguito degli infortuni. All'epoca l'attività di competenza dell'ispettorato era quasi esclusivamente quella nei cantieri. Soltanto negli ultimi due anni l'attività si è estesa a tutte le altre attività. Quindi, ritornando alla bomba, la questione è, possiamo delineare a livello temporale tre grandi periodi. Un primo periodo di massima urgenza che richiedeva l'avvio di cantieri e di lavori per realizzare l'assistenza alla popolazione. E si trattava di appalti pubblici. Quindi l'allora prefetto attivò immediatamente un cosiddetto gruppo interforze, istituito con un decreto del Ministero degli Interni, per avviare i processi di vigilanza in modo contestuale da parte di vari organismi. Quindi un gruppo interforze dipendente dal prefetto che operava nell'ambito dei cantieri, non soltanto al fine di vigilare l'attuazione delle normative di sicurezza sul lavoro, ma anche per tentare di contrastare eventuali possibili infiltrazioni di criminalità organizzata. Era un contesto nel quale l'Aquila arrivarono numerosissime imprese da tutta Italia e numerosissimi lavoratori. E quindi uno degli aspetti che immediatamente fu affrontato fu l'aspetto formativo. Quelle persone, in tante, erano prive di formazione perché venivano anche da settori completamente diversi. E riuscirono gli enti formatori, i locali soprattutto, ad avviare queste persone alla formazione, quella formazione minima indispensabile prevista. Tutt'altra cosa poi parlare come diceva il dottor Pingue, della formazione, il on the job, l'informazione, l'addestramento, ma c'è poi praticamente
si avviò questa prima fase. Nel contempo c'è davvero da tenere presente che il centro storico della città, come quello dei paesi vicini, era fortemente compromesso dai crolli e perduravano le sollecitazioni sismiche. Quindi immediatamente furono istituite le cosiddette zone rosse e fu impedito l'accesso di chiunque in queste zone che non fosse personale autorizzato. Perché? Perché in queste zone le opere che si andavano svolgendo erano quelle di ripristinare l'agibilità dei percorsi, eliminando le macerie, eseguire i puntellamenti degli edifici interni ma anche in facciata, e man mano avviare le prime ricostruzioni. Ci si rese conto, appunto, dato il ristretto ambito di lavoro del centro storico di una cittadina medievale, queste viuzze anche strette, che tutte queste lavorazioni non potevano avvenire se non con una generale supervisione delle condizioni, appunto, generali di sicurezza. Perché? Perché dati i limiti spaziali e i grandi rischi che si correvano, potevano creare delle interferenze l'un l'altro. Quindi si attivò nell'ambito delle istituzioni, parliamo ad esempio nel concreto dell'ufficio dell'Aquila, un ufficio tecnico definito ufficio di supercoordinamento. Cioè un ufficio che prendeva in considerazione l'agibilità delle strade, le procedure per le rimozioni, l'allestimento dei primi ponteggi che andavano a impedire l'accesso alle strade o anche i puntellamenti stessi, le realizzazioni dei basamenti delle gru, le interferenze fra le gru, e quindi si decideva quale cantiere sarebbe partito per primo, quale per secondo, quant'altro, anche per poter intervenire prontamente in caso di soccorso al primo intervento. E si avviò le lavorazioni in questo senso. I cantieri cominciarono ad avviarsi e nascevano delle grandi interferenze tra di loro. Nel centro città possiamo pensare, appunto, oltre a queste interferenze, anche alla presenza di numerosi pezzi pesanti, la necessità di smaltire le macerie, l'avvio dei primi lavori di ristrutturazione e riparazione con demolizioni, con polveri, con le varie necessità che si andavano a scontrare. E le varie istituzioni parteciparono attivamente a questi processi. Furono realizzati una serie di protocolli che ne dobbiamo assolutamente ripercorrere qualcuno. Per esempio, l'attivazione di una piattaforma online delle delimiti delle notifiche preliminari di cantieri, quelle che si indirizza all'ispettorato del lavoro, all'ASL, oggi anche la prefettura per gli appalti pubblici. Questo consentiva di avere dei dati e monitorare i cantieri, dove erano fra l'altro geolocalizzati, con riferimento alle imprese, ai coordinatori, a tutti i professionisti coinvolti. Parlavo che era interdetta la zona dei centri storici, e per consentire l'ingresso delle maestranze fu attivato, dopo un protocollo, un tesserino elettronico di cantiere. Cioè praticamente il Comune dell'Aquila, previa registrazione di una serie di dati dei lavoratori, consentiva, rilasciava questo tesserino che veniva esibito alle forze di polizia e militari che bloccavano gli accessi affinché questi operai potessero entrare in cantiere. Ne è la diretta conseguenza che quelle persone erano ben conosciute a tutte le procedure della sicurezza, perché ovviamente, conseguentemente alla loro accredito, le imprese procedevano con la formazione. Ci fu un protocollo specifico per le demolizioni e l'abbattimento delle polveri, reso necessario anche a motivo della difficoltà dei percorsi nelle strade allora transitabili, che indussero, laddove possibile, a procedere demolizioni notturne per evitare l'impatto sulla popolazione, appunto sul traffico. Praticamente è un contesto durante il quale
le imprese avviarono un processo di crescita, in termini non solo di volume d'affari, ma soprattutto si avvia una struttura interna all'impresa finalizzata a realizzare le opere cercando di raggiungere dei livelli ottimali di sicurezza. La spinta dell'ispettorato del lavoro fu quella, oltre che incrementare l'attività di vigilanza vera e propria con gli accessi e man mano con l'utilizzo di task force esterne, fu non solo quella della vigilanza, ma quella di sensibilizzare i vari soggetti ai ruoli che la normativa imponeva loro. Quindi dopo ogni sopralluogo, i vari soggetti coinvolti, il committente, il coordinatore per la sicurezza, l'impresa affidataria, l'impresa appaltatrice, furono invitati presso l'ispettorato del lavoro, e ancora lo sono, per l'esame documentale della documentazione a seguito del sopralluogo, soprattutto per richiamare alcuni compiti fondamentali. I compiti fondamentali era far capire nell'immediatezza al committente i suoi adempimenti da svolgere in merito, per esempio, alla verifica tecnico-professionale dell'impresa. Dobbiamo tenere presente che i committenti magari erano alcuni, pochi, anche all'epoca amministratori di condominio che erano completamente vicini della materia. Dottor Specchiarelli, mi scusi se le ricordo il tempo. Ah, vabbè, semplicemente le imprese affidatarie furono invitate a seguire la sicurezza e tutti i processi interni anche quando non operavano fisicamente nel cantiere, perché in quel momento erano spappati, e quindi a strutturarsi affinché si riuscisse comunque allo scopo della sicurezza. Quindi man mano le imprese crebbero, continuò l'attività formativa da parte degli enti formatori, ma continuò anche nell'ambito degli ordini professionali, l'aggiornamento dei professionisti. Perché? Perché i tecnici, pur avendo i requisiti formali, il coordinatore per la sicurezza, spesso aveva una scarsa esperienza, perché impegnato in attività di progettazione e di Mi scusi ancora, non vorrei sembrarle poco educata, ma deve concludere. Grazie. Chiudo. Allora, guarda, si tratta che l'attività, appunto, è stata quella non soltanto di un'attività repressiva, ma un'attività di puntolare tutti i soggetti a far comprendere chi deve fare cosa, a svolgere il proprio ruolo. Sostanzialmente questo è stato la politica un po' di rispettorato del lavoro. Grazie. Grazie. Adesso abbiamo l'ultimo intervento prima delle conclusioni, che è il dottor Gianni Frattale, presidente dell'Ancio dell'Aquila, che ci spiega come, dal punto di vista delle imprese, come è stata l'esperienza post terremoto. Sì, io la ringrazio, chiederò venia, sicuramente sforerò di 2-3 minuti, ma devo completare, diciamo, tutta l'esposizione che gran parte già è stata accennata da coloro che mi hanno preceduto. Ringrazio veramente il senatore Fina per questa iniziativa, ma mi ha fatto molto piacere il passaggio che ha rivolto al superbonus, alla proroga, ma non voglio assolutamente proseguire su questo. Ringrazio Federterziario per l'organizzazione di questa giornata, perché credo che di sicurezza non si parli mai abbastanza, visto i numeri ancora allarmanti. Il mio intervento però vuole rappresentarvi una realtà diversa. Si sa che l'edilizia è uno dei settori a maggiore rischio di incidenti sul lavoro, proprio per la natura stessa del lavoro di cantiere, sempre alle prese con macchinari grandi, pesanti e pericolosi, per il lavoro ad altezze notevoli, con impiego di forza fisica e concentrazioni, ed anche per la simultaneità di presenze e attività nello stesso luogo ristretto, spesso sotto situazioni climatiche estreme. Ma proprio per questa sua natura, negli anni l'edilizia ha saputo organizzare un sistema di governance e di regole
che hanno rafforzato enormemente la prevenzione. Insomma, come presidente di un'associazione di imprenditori Angelaquila che insiste in un capoluogo colpito da un sisma distruttivo, quello del 2009, posso raccontarvi una storia virtuosa di una ricostruzione che ha visto una statistica di incidenti molto al di sotto della media e soprattutto non mortali. Naturalmente si sono fatti dei riferimenti fall'Umbria, l'Aquila, l'Abruzzo Sisma 2009 ha gestito 14 miliardi contro altri contesti di 1,2 miliardi di ricostruzione. Come si è realizzato questo risultato, che riteniamo possa configurarsi come primato, lo spiegano le azioni che abbiamo messo in campo con il nostro sistema bilaterale e come associazione di categoria responsabile. Sono lieto oggi di poterveli illustrare. Destiniamo alla formazione e alla sicurezza sul lavoro molte risorse economiche, organizzative ed intellettuali, soprattutto a favore di aziende di piccolissima dimensione che sentono fortissima l'esigenza di assistenza qualificata. Sono fermamente convinto, e qui lo voglio dirlo, che la battaglia contro gli infortuni non si combatte, come spesso si dice, con un inasprimento delle sanzioni, ma facendo applicare le regole esistenti, già molto efficace, e diffondendo la cultura della prevenzione. Solo per fare un esempio concreto, vi elenco le figure deputate alla sicurezza in edilizia. Già in fase di progettazione abbiamo il CSP, coordinatore per la sicurezza, in fase di progettazione. In cantiere poi sono previste altre figure responsabili, sono il datore di lavoro in primus, che può avvalersi anche di un delegato alla sicurezza, il direttore tecnico cantiere, il preposto di cantiere, l'RSPP nominato dall'impresa e poi il CSE, responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato dal committente. Se tutto questo non dovesse bastare, da un ventennio circa il nostro ente bilaterale ha istituito nella provincia dell'Aquila 3 RLST, una figura che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa e che vigila sul rispetto delle regole. Ma noi siamo andati persino oltre questa rigida struttura. Il decreto 81 istituì l'asseverazione in edilizia. Mi scusi se la interrompo, so che sembro cafonissima, ma non è colpa mia, è che il Senato ci ha appena detto che fra 5 minuti ce ne dobbiamo andare. Quindi no, ve lo comunico perché non avevamo idea, ma c'è posso interrompere qui, perché questo è come tutti i casi. 6 anni per l'autorizzazione per iniziare un cantiere, 5 anni per realizzare, per 5 anni per la progettazione, cioè per il cantiere si realizza in 6 mesi. Va bene, comunque l'accenno, dove arrivo arrivo, va bene, la riproporremo. Allora, è che volevo dare anche la parola al presidente Federterziario, e allora che vabbè, fare le conclusioni. Pazienza, allora facciamo fare le conclusioni, tanto è stato detto abbastanza di quello che era richiamato nella mia relazione. Pazienza, la prossima volta mi la metti prego presidente, scusateci. Avvertirci che ce ne dovevamo andare immediatamente. Grazie, noi siamo sempre bravi a gestire le emergenze, quindi adesso cerchiamo di fare delle conclusioni velocissime, anche perché l'ora è tarda. Allora, innanzitutto io volevo ringraziare tutti per la presenza. La giornata ha messo in luce moltissimi aspetti con altissima qualità e con un livello di interlocuzione, secondo me, di pregio, che ha permesso di analizzare tutte le varie sfaccettature che attanagliano il mondo della sicurezza, dagli aspetti legislativi, dall'applicazione della sicurezza, dalle esigenze delle imprese alla formazione. Quindi faremo una sintesi della giornata odierna, perché ne stavo parlando prima con il direttore Alessandro Franco, perché tutti gli argomenti che sono emersi chiudono un po' un cerchio di tutte quelle che sono le tematiche che dovremo sviluppare. Noi come associazione su questo tema siamo particolarmente sensibili, e quindi il nostro compito sarà quello di mettere a terra un esercizio
realistico e propositivo per migliorare le cose attraverso i contratti, attraverso l'ente bilaterale, Fondi Italia e tutti gli strumenti che ci sono più congeniali, e con un'interlocuzione con il livello politico per cercare di intervenire sulla parte normativa. Una suggestione per chiudere tutto, da quello che è emerso, che hanno un po' richiamato tutti gli interlocutori, chi più chi meno. Viene fuori che noi abbiamo una produzione normativa molto copiosa sulla sicurezza, anche troppo. L'esercizio della messa a terra di questa produzione normativa è un esercizio di burocrazia applicata sostanzialmente molto spesso, perché dobbiamo soddisfare i requisiti per non andare contro la sanzione. Quindi mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto il responsabile dell'INAIL sul tema sanzione e invece controllo partecipativo, perché il controllo partecipativo è quello che effettivamente serve, tra l'altro è richiamato nella disciplina comunitaria in moltissimi aspetti, quindi questa è la direzione dove dovremmo andare per cercare di far sì che la sicurezza non sia soltanto un adempimento amministrativo. Però c'è una suggestione che mi è venuta in mente sentendo tutti i vari interventi, perché molto spesso la sicurezza dipende dai comportamenti, dal comportamento dell'imprenditore che deve far rispettare la legge, dal comportamento dell'operaio che deve indossare i requisiti di sicurezza. Stamattina venendo qui sono passato davanti a un cantiere edile che stava sulla strada, c'erano tre operai su un'impalcatura senza elmetto, senza guanti e senza protezione. E poi giù c'era il banchetto dove sopra c'erano i guanti, la protezione e c'erano tutti i dispositivi. Quindi i dispositivi ci sono, però la persona che li deve mettere in atto molto spesso non li utilizza, e banalmente molto spesso gli incidenti, molti di questi sono riconducibili al mancato utilizzo dei dispositivi, perché l'azienda mette a disposizione tutti gli strumenti o perché non vigila o perché l'addetto non li utilizza, accadono gli incidenti. Ma è un comportamento che è intrinseco in ognuno di noi. Se pensiamo al fatto che in Italia per utilizzare le cinture di sicurezza ci abbiamo messo 10 anni e poi sono uscite le magliette con la banda nera per evitare l'uso, oppure il casco per la moto per convincere i ragazzi a metterli. Quindi siamo noi stessi molto spesso che non ci rendiamo conto, ma per comportamenti consuetudinari non rispettiamo norme primarie di sicurezza. Ad esempio, quanti di voi che ospitano in macchina delle persone al sedile posteriore fanno alzare la cintura? Pochissimi, però la legge c'è ed è palese che se faccio un incidente ci rimetto le penne. Quindi dobbiamo incidere moltissimo sui comportamenti e sulla consapevolezza che la sicurezza va acquisita come comportamento normale, non deve essere straordinario. E quindi bisogna ricominciare in tutti i luoghi, inclusa la formazione, che non deve essere una formazione autoreferenziale che alimenta soltanto i sistemi formativi, ma deve essere più incisiva. Su questo abbiamo fatto delle proposte con Dottor Sangue sull'utilizzo migliore del fondo del professionale e ci auguriamo che di portarle a casa. Concludo veramente ringraziando tutti, tra l'altro sono molto contento di essere qui oggi, essendo anche io abruzzese, quindi una platea di conterranei sono stato contento di ospitare, e augurandoci di poter fare altre manifestazioni come queste. Grazie. Grazie a tutti, e scusate per questo finale così un po' brusco, ma purtroppo...